Oggi non c'è nessuno. E parliamo a Nuri. Importante. Ma che dure. Allora, forse avevo una Allora, che noi potremmo anche aspettare un po'. No, 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 abbiamo questa squadra di Davide. No, delle quattro. Delle quattro, capisci? Quindi... Io avevo delle slide, forse. Sì, allora sì. Bisognerebbe dire alle ragazze... non perché era nella fondamentale, perché... E poi giriamo quello che vuoi, mio mia del buon solo per le slide e poi passiamo. Sì, vedevo oggi guardando l'inizio da remoto, perché era un treno che adesso scorrono. Non che siano importanti tanto mi diverti, però le carre scorrono. No, che non bisogna metterle in mano. Okay. Allora, buon pomeriggio, riprendiamo i nostri lavori con questa nuova sessione. Passiamo, se posso dire così, dalla letteratura alla storia. E abbiamo una prima sessione dedicata al Medioevo. Abbiamo due medieviste. Parlerà per prima Beatrice Del Boca, ringraziamo di essere qui, che è professore associato di storia medievale presso il Dipartimento di Studi Storici dell'Università di Milano e che tra le diverse cose si occupa di storia della banca, del credito, dell'artigianato e della manifattura urbana in età basso medievale, ma ha anche studiato insomma, le aristocrazie, le corti rinascimentali in modo particolare. Di area subalpina, che da piemontese non può che essere per me motivo di ulteriore apprezzamento, e i suoi interessi di studio più recenti invece mi pare che vertano sulle categorie sociali discriminate, quindi immigrati, forestieri e donne, poi con uno specifico interesse per i temi dell'integrazione della cittadinanza. Quindi le lascio la parola, parlerò sul tema immigrazioni coatte, schiave nel basso medioevo italiano. Grazie a voi, grazie per l'invito, grazie alle organizzatrici e agli organizzatori, mi fa molto piacere parlare di questo tema in questo consesso perché trovo che queste occasioni siano di grande arricchimento culturale, scientifico, oltre che personale, perché per fortuna siamo tornati in presenza e mi sembra una cosa meravigliosa, davvero. Sembra tutta un'altra cosa. Quindi vi ringrazio davvero per l'occasione. Sono una medievista, come è stato detto, per cui vi parlerò brevemente, per quello che è il tempo che mi ha concesso di affrontare l'argomento, di questo tema che è un tema di grande respiro, che ovviamente non si esaurisce con il Medioevo, ma sappiamo bene, è arrivato nei giorni nostri. Nella fattispecie, bisogna considerare che le fonti medievali e non soltanto l'emigrazione delle donne, così come l'agire delle donne, è molto meno attestata rispetto agli uomini, a quella degli uomini. Innanzitutto perché le registrazioni dei trasferimenti o delle cittadinanze sono intestate e riguardano esclusivamente il capofamiglia, così come le portate fiscali, tranne che per alcune vedove e le rare donne sole. E ammesso che le donne siano annotate nelle portate fiscali e che le amministrazioni appunto si siano conservate, che è un altro problema che riguarda la documentazione medievale, come sapete, è un elemento abbastanza raro che siano conservate, sono conservate soltanto per aree e periodi limitati, per lo più le donne scompaiono dopo questa eventuale prima menzione. Poiché da quel momento in poi l'interlocutore che si recherà, per esempio, davanti al notaio, nelle città d'approdo, è prevalentemente un uomo. Peraltro l'emigrazione femminile in quanto tale non è stata studiata per questa ragione, ma anche perché in generale è un fenomeno storico di genere, nel senso che ha delle robuste caratteristiche guidate dal genere maschile. Quindi le donne si sposano a seguito del proprio marito o del proprio padre, oppure, e questo vale soltanto per le donne ovviamente del segmento alto della società, si trasferiscono per raggiungere il futuro coniuge
in un'altra città, in un paese più o meno lontano. Molto di rado le emigrazioni femminili sono decise da donne, anche quando si riferiscono ai livelli alti della società. Faccio un esempio noto ai medievisti, ma anche agli studiosi di letteratura, che è quello di Christine de Pizan, che è sicuramente una delle più note emigranti italiane dell'età medievale, quella che Giuseppina Mazzarella ha definito l'italiano alla corte di Francia. Ebbene, anche questo trasferimento avviene a seguito del padre, che è un medico, è anche un astrologo, se è un medico medievale, ed è particolarmente richiesto e quindi viene incentivato e cercato da vari poteri e alla fine si trasferisce alla corte del re di Francia. Pure i trasferimenti però delle fanciulle aristocratiche in vista delle nozze sono eterodiretti, nel senso che sono pedine sulle scacchiere dei loro padri. In un gioco politico prevede loro malgrado protagoniste. E questi trasferimenti sono senza dubbio, nella grande maggioranza dei casi, difficili appunto per le protagoniste, soprattutto se ci si reca in una corte diversa, dove ci può essere una cultura, una lingua diverse. E anche se le modalità del trasferimento e forse anche lo spirito, e dico forse lo spirito con cui la fanciulla nobile affronta questo viaggio, sono migliori rispetto a quelli di altre donne che si sposano in maniera coatta, cioè per ragioni di natura economica o per espulsioni religiose o politiche, ma soprattutto per quella che è la più coatta delle emigrazioni, cioè la schiavitù, e di questo che intenderei parlare oggi. Forse influenzati dalle nostre categorie mentali odierne e appunto dal fenomeno della schiavitù attuale, che riguarda nei conti ufficiali circa 40 milioni di esseri umani, conti fatti nel 2017, ma in realtà poi dai dati dell'ONU, che risalgono addirittura invece al 94, si tratta di almeno 200 milioni di persone. E anche sulla scorta della consapevolezza che la società medievale è imbevuta di cristianesimo, potremmo essere portati a inserire questa immigrazione tra le immigrazioni informali, tra quelle nascoste, volutamente nascoste, quelle occultate. E invece no. Perché? Per assurdo, forse, potremmo dirci, in assoluto, la schiavitù, e quella femminile in particolare, è la più documentata e comunque è del tutto ufficiale. Quindi è uno dei settori in cui le donne, sotto il profilo della documentazione, emergono con maggiore importanza. La schiavitù è lecita, è tutelata dalle norme cittadine, è tollerata dalla Chiesa sulla base della giustificazione che le persone rese schiave non sono. E quindi sono infedeli, pertanto sono paragonabili agli animali o alle cose, e quindi sono schiavizzabili. In quanto transazione e rapporto giuridico legittimo, quindi la schiavitù lascia traccia nella documentazione. Anzi, come vi dicevo, per questo tipo di emigrazione, scusate che la chiamo così, perché così sono in tema, disponiamo, in maniera direi quasi sorprendente, di una base documentaria, come vi dicevo, più consistente per le donne rispetto a quella di cui disponiamo per gli uomini. Proprio perché vi sono per le donne delle tipologie documentarie che sono assenti per il genere maschile. Accanto ai contratti che riguardano ambo i sessi, come appunto le compravendite, le locazioni, manodopera, l'affrancamento, la manumissione, cioè la liberazione degli schiavi, i testamenti delle liberte e dei liberti si trovano esclusivamente per le donne, ovviamente nel caso che citerò, contratti di locazione pro lattaria, cioè di bagliaggio, assicurazioni sulla vita delle schiave grandi e un numero maggiore di lasciti o di legati testamentari che le vede beneficiare,
destinati a queste schiave. Come tutte le altre migrazioni, questa comporta l'abbandono, ma in questo caso quasi sempre definitivo, di quelli che si possono definire, che la sociologia definisce, i quadri spaziali o quadri affettivi del territorio, chiaramente, della lingua madre, delle abitudini alimentari, del contesto religioso. Ma il trasferimento schiavile, sentivamo parlare oggi di esternità, di differenzialità, il trasferimento schiavile è aggravato da alcuni specifici e dolorosi strappi, strappi di natura psicologica, oltre a quelli fisici, cioè la perdita della libertà dal punto di vista giuridico, anche se sappiamo, pensando all'età medievale, che le donne non avevano una capacità di azione giuridica indipendente anche quando tecnicamente libere, no? Sono i rari che adesso la storiografia intende far emergere, sta facendo emergere. Poi la perdita di tutta o di parte della propria famiglia, anche se ci sono attestazioni in senso contrario, per esempio di schiave, come questa schiava originaria della Guinea, quindi una rara schiava nera, che è stata a 25 anni è stata venduta a una dama di Barcellona con la sua bambina di 2 anni. E poi ancora le modalità particolarmente violente con cui inizia questo tipo di emigrazione, no? Sia che si tratti di rapto, che si tratti di una punizione a seguito di una ribellione, oppure per adulterio, come succede alle donne saracene, oppure una razzia di guerra, o ancora più tragicamente che si tratti invece di una vendita da parte della propria famiglia, che ci tornerò sul finire di questo intervento. Poi quella che mi pareva di poter definire una drammatica solitudine di gruppo, che è quella in cui si svolge il trasferimento, ovviamente forzato, attraverso un lungo, per l'età medievale e per l'area di cui mi occupo io, un lungo e pericoloso viaggio per mare, che a volte è quasi sempre, anzi è per tutte e per tutti, il primo e l'ultimo di questi viaggi. E poi un fattore drammatico, parlava stamattina la professoressa Perassi, no, di questa storia dell'immigrazione come storia delle emozioni, anche negative, nel senso che la perdita dell'identità automatica a cui vanno incontro le schiave, gli schiavi maschi anche naturalmente, e di quella religiosa al contempo, tenendo conto che nei secoli di cui parliamo l'identità religiosa è fondamentale e fondante per l'individuo, possiamo immaginarlo come un drammatico strappo psicologico, no? Lo sradicamento di queste persone passa infatti anche attraverso il cambiamento del nome, perché appena approdate in Occidente e arrivando dall'area del Mar Nero, no? Schiavo di cui mi occupo io oggi qui con voi, ecco, vengono battezzate una volta arrivate nei porti italiani, acquisiscono quindi un nome cristiano, oppure cristianizzato, ovviamente diverso, diversissimo rispetto a quello che portavano fino a quel momento. Pensiamo anche a questo elemento quando leggiamo nei contratti, per esempio, che il 16 settembre del 1363 a Rialto Ser Marino acquista una schiava tatara che si chiama nella sua lingua Yusi e che da quel momento in poi, grazie ai battismi, si chiamerà Marta. Teniamo anche conto che il nome della schiava, come si fa oggi per un animale domestico, viene a volte scelto dal compratore al suo decimento. Viene attribuito un nome cristiano che piace però a chi ha acquistato la schiava. E quindi nell'atto di acquisto, di compravendita, si conclude l'esistenza delle Yusi e comincia quello delle Marta. Proviamo a immaginarci che in un giorno imprecisato dei nostri 15 anni, per esempio, una persona ci imponga un nuovo nome. Allora forse ci sarà immediatamente evidente la tortura psicologica a cui le schiave, gli schiavi erano sottoposti. Poi ancora, l'esposizione del proprio corpo nudo, siamo sempre nel Medioevo. L'esposizione per una donna del proprio corpo nudo, che accresce il senso di solitudine e di angoscia. Immaginiamoci appunto lo shock, no? Come in questi dipinti, che sono dipinti dell'Ottocento,
che fotografano, tra virgolette, una realtà antica oppure una realtà dell'Ottocento, laddove in Egitto, per esempio, il mercato dei cristiani era ancora antico. E pensate che di questo fattore, cioè dell'assenza dei vestiti, se ne lamentavano i compratori. Perché? Perché incideva sul costo, quindi sul loro investimento iniziale. Annota per esempio il fiorentino Badovinetti che il 7 maggio 1376 ha comprato da un mercante veneziano una schiava che si chiama Pieratea, una tata di Russia diciottenne, e indispettito scrive nel suo diario: costumi vestirla, che lei è quasi nuda. Il 28 novembre del 1380 ne compra un'altra, Domenica di pelle bianca, sempre tata, e tepila quasi nuda, che venne in tutto 47 fiorini, ignuda, lo annota due volte, in maniera insistente, anche se forse involontaria, e poi ne compra una terza, di nuovo, quasi ignuda, qualche anno più tardi. Ma ecco, quante sono? E quali sono? Cioè, in che termini? Qual è la consistenza di questo fenomeno? Quali sono le schiave che raggiungono i porti italiani tra il 3 e il 400, che è il periodo di cui io? Sono migliaia, nel senso che è un flusso commerciale che è in costante crescita dalla fine del XII secolo, che ha un apice nella metà del 300 e poi continua a crescere fino alla metà del 400. Vengono dall'Oriente, dal Mar Nero, arrivano da Ancona, Venezia, Messina, Cagliari, Genova, eccetera. Poi vengono vendute anche nelle città dell'entroterra. Sono delle persone che vengono importate con specifiche, con obiettivi specifici, cioè mansioni specifiche. Pensate che nelle realtà urbane italiane, da nord a sud, la percentuale di popolazione schiava si aggira tra il 4 e il 10% ed è composta per le città del centro-nord per la maggior parte intendo dire per il 95% di donne. Perché, e quindi pensiamo anche all'impatto, non solo a livello demografico, no, ma anche a livello culturale, della presenza così consistente di persone straniere provenienti dall'Oriente in particolar modo. Bisogna precisare che ci sono due circuiti per gli schiavi e le schiave, che assecondano due tipologie di domanda diverse. Una è una tipologia di domanda, come dire, di manodopera a basso, a bassissimo costo, che conosciamo bene anche noi oggi. Che riguarda sostanzialmente gli uomini. L'altra è che si sviluppa subito. L'altra invece è una schiavitù che ha come obiettivo dei servizi di natura sessuale, domestici e di bagliaggio. Appunto, vi dicevo, sono due circuiti diversi per genere, no? Il primo maschile e il secondo. Per questa ragione, le schiave che vengono acquistate hanno delle caratteristiche estetiche precise. Cioè, sono, devono essere delle donne belle, delle donne esotiche, no? Belle, esotico, coincide, spesso e volentieri in questo caso. No? E quindi i prezzi di queste donne sono conseguenti al fatto che siano belle e che siano ricercate per la loro estetica. Mi spiego. Sono particolarmente apprezzate nel senso tecnico di questo termine. Valgono, in questo caso, di più degli uomini, nel senso che costano un terzo o addirittura il doppio rispetto agli uomini a parità di caratteristiche. In particolar modo le donne che sono, diciamo, nella maturità sessuale e nella fase più florida della loro vita sessuale, quindi fra i 15 e i 25 anni, sono le più costose. Considerato che le schiave vengono vendute dai 7 anni in su fino ai 38, quando a partire dai 30 in realtà, dai 38 non si comprano più dei 30 il prezzo, ma uno decresce per le ragioni evidenti che vi spiegavo, che vi raccontavo prima. Quali sono le più care? Sono le russe, che hanno una pelle bianchissima e capelli rossi, naturalmente, o biondi, oppure e converso le tatare, le circasse, che possono avere la pelle chiara o la pelle olivastra e i tratti orientaleggianti. A parità di caratteristiche, vi dicevo, gli uomini valgono. Mi piace ripetere lo so, la vita di queste donne è del tutto perennemente precaria, più di quella degli uomini schiavi. Perché? Perché sono ben altrui,
gli uomini naturalmente non sono persone, abbiamo detto, possono essere comprate, rivendute, affittate, come succede anche alla chiratea che ho citato prima, che viene rivenduta dopo 3 anni rispetto al suo sbarco, possono essere affittate, come Marta, questa ventenne russa che lo speziale, uno speziale cecovese affitta per 3 anni a un suo collega barbiere, e possono essere multiproprietà, cioè acquistate da più uomini contemporaneamente. E possono essere restituite dopo l'acquisto come una merce difettosa, no? Tu l'hai comprata, nel contratto c'è scritto che ha determinate caratteristiche che vedete riassunte in questa slide. E nella fattispecie, per esempio, questo Guglielmo Uccellari fiorentino compra una schiava che però è incinta all'insaputa dell'acquirente e quindi fa cosa per restituirla e avere tutti i soldi che ha speso. Le donne, diversamente dagli uomini schiavi, inoltre nel corso della loro esistenza possono essere rapite. E deve accadere spesso perché il governo fiorentino interviene con delle norme apposite, vietando che, introducendo la pena della forca, per chiunque trattenga una schiava o una serva di altri e la nasconda per 3 giorni o più, cioè fino a 2 o 3, meglio di no, senza che lo sappia il proprietario. Vengono violentate, come anche in questo caso la normativa sottolinea, e possono infine, le donne, però in questo caso, rischiare di morire più volte durante la propria esistenza a causa delle gravidanze e del parto. Diversamente dalle mogli, però, le schiave possono essere assicurate, perché sempre per la ragione che sono delle cose, delle merci, degli oggetti, e quindi tu assicuri il tuo investimento iniziale. Per cui esiste questa straordinaria documentazione, soprattutto nell'archivio di Genova, di assicurazioni sulla vita delle schiave gravide che ci raccontano tutte le caratteristiche anche estetiche. Si tratta naturalmente di una tutela del capitale da parte dei proprietari. Appunto, grazie alle assicurazioni abbiamo idea di quale può essere l'aspetto fisico delle persone, che è una cosa molto rara, come potete immaginare, nell'età medievale. E soprattutto per le fasce basse della società, no? Se possiamo avere dei ritratti, per esempio, del principessa del Rinascimento, più raramente avremo dei ritratti delle schiave. E nei registri, appunto, si annotano questi elementi che adesso non vi sto a richiamare, anche segni particolari, no? Le schiave, quanti anni hanno, se sono pulcre oppure no. Se hanno delle cicatrici o dei segni che hanno immediato di solito durante la cattura, diciamo, cicatrici, eccetera, e quali sono appunto le loro caratteristiche. Per concludere, sicuramente le schiave dobbiamo immaginare, ed è un aspetto che non è ancora stato studiato, e appunto ci riflettevo in occasione di questo convegno. Contribuiscono, come dicevo, ovviamente alla crescita anche culturale, oltre che demografica del paese dove fa fronte. Riflettevo anche sul fatto, e questo mi è già capitato di proporre questa lettura in altri contesti, che se le schiave erano di certo sottoposte ad abusi e a violenze, se la loro esistenza comportava la frequentazione sessuale di uomini, più uomini, anche contro la loro volontà, e si sta per dire che anche le donne sposate erano sottoposte alla frequentazione sessuale di uomini, anche contro la loro volontà, talvolta i loro mariti, forse è drammatico altrettanto, non possiamo, almeno io, non posso non accennare al fatto che la loro vita potesse offrire, per certi versi, delle chance in più rispetto a quelle di una donna libera comune. Potevano infatti lanciare delle relazioni anche affettuose con i loro proprietari, di cui ho raccolto una buona dossier di testimonianze, da cui poteva discendere anche un miglioramento della loro esistenza e anche di quella dei loro figli e delle loro figlie. Potevano frequentare delle dimore lussuose, entrare a far parte della famiglia del proprietario, anche legittimamente, potevano guadagnare la libertà, potevano sposarsi, potevano lasciare alle proprie spalle una famiglia disposta a venderle per pochi soldi a un mercante di schiavi. Proviene dalla Romania, infatti, una ragazza nigerina di circa 16 anni, di nome greco, cioè ortodosso, Teodora, e di nome vero cristiano, come dice la Fonte, Maria.
con la pelle olivastra, una fossetta sul mento. La ragazza dichiara di essere stata venduta da suo fratello Andrea, venduta a un protettore, tecnicamente parlando un curator, che dalla rovina la porterà in Toscana a Firenze. Di lei poi si perdono le tracce. Meglio quindi Teodore vendute dal proprio fratello o Marie con la prospettiva magari di lanciare una relazione sentimentale con il proprio Dominus, come quella che intrattiene per esempio il catalano Ligio Mora, che nella primavera del 1451 libera la sua schiava bianca di nome Giovanna, una donna che ha acquistato un tempo, così dice nel documento, da colluccio di affitto di scala. E la libera per questa ragione che viene descritta, cioè libera in onore di Dio per la salvezza della propria anima, naturalmente che è una preoccupazione condivisibile, ma anche proprio amore per la ditta Ioanna portare. Grazie per l'invito del suo intervento. Dalle donne schiave invece passiamo alle donne giudice. Ce ne parla Alessandra Cioppi, che è medievista, ricercatrice presso l'Istituto di Storia dell'Europa Mediterranea del CNR, sede di Milano. I principali interessi di studio riguardano soprattutto l'espansione mediterranea della forma della Roma, con particolare interesse per la Sardegna, e Alessandra Cioppi tiene una relazione sul tema e ne onora nella Serra d'Oria, successa da Corea nel XIV secolo, dopo il mito di Angi. Grazie. Buon pomeriggio a tutti, grazie Alberto e grazie per l'attenzione anche a tutti i presenti in sala e da remoto. Alla domanda cosa fosse una fonte storica, Marc Bloch, nella sua Apologia della storia, rispondeva che una fonte è la molteplicità delle testimonianze dell'uomo e questa molteplicità e diversità è quasi infinita. Tutto ciò che l'uomo dice o scrive, tutto ciò che costruisce e tocca, può fornire informazioni su di lui. Le fonti dunque sono alla base di ogni indagine realmente documentata e rappresentano lo strumento indispensabile perché la ricerca storica possa essere svolta in maniera rigorosa. Ma parlare di fonti per la Sardegna medievale significa aprire una difficile e penosa questione, ancor più che per tutta l'epoca medievale, perché quasi tutta la documentazione autoctona è andata perduta sotto l'urto delle varie dominazioni e oggi per ricostruire la storia medievale dell'isola occorre cercare nella produzione documentaria dei vincitori e quindi operare un non facile lavoro di esegesi delle fonti. Naturalmente questo aspetto coinvolge anche Eleonora della Serra d'Oria, che qui vediamo riprodotta in una immaginaria ricostruzione di fine Ottocento. Eleonora, giudicessa da Corea, che nel XIV secolo governò l'ultimo giudicato sopravvissuto fra i quattro in cui era divisa all'epoca l'isola. Eleonora rappresenta una delle figure più significative del Medioevo isolano e in parte anche di quello mediterraneo. E per lei, nei secoli, storici e poeti hanno speso innumerevoli pagine, versato fiumi, veramente fiumi di inchiostro, per immortalarne le gesta. E il mio breve intervento raccoglie solo alcuni aspetti della vita pubblica e privata di Eleonora, che ha accompagnato le sorti del giudicato da Corea in uno dei suoi momenti più drammatici e cruenti. Una donna la cui vita si dipana, come suggerisce lo stesso titolo, tra viaggi ufficiali e percorsi informali, tra storia e mito. Soprattutto il mito che l'ha innalzata alla memoria e nell'immaginario collettivo dei sardi come la più celebre figura del Medioevo isolano, affiancandole
e quasi sovrastandola di elementi leggendari che hanno generato confusione e a tratti purtroppo ne hanno completamente trasfigurato la vera identità. Eleonora è la figlia del giudice Mariano IV d'Alborea e della catalana Timbora de Rocabertí, della nobile e prestigiosa stirpe dei Visconti di Rocabertí, conti di Peralada, marchesi di Anglesola, che avevano castelli a Peralada, a Barcellona, e a Castelciuro, a Molins del Rey, dove presumibilmente nacque Eleonora nella prima metà del XIV secolo, cioè intorno al 1340. Non sappiamo nulla della sua infanzia. Forse trascorse diversi anni nelle dimore materne, dove ricevette educazione, istruzione, console al suo rango. Si permeò quindi di quella cultura catalana che tempo addietro aveva fatto proprio anche suo padre, Mariano, quando adolescente era stato inviato presso la corte barcellonese dal padre, il giudice d'Alborea Ugone II, fedele alleato dei re d'Aragona. Non sappiamo neppure quando e come Eleonora compì il suo primo viaggio. Viaggio istituzionale, come era consuetudine, per seguire il padre e raggiungere la Sardegna, dove Mariano era stato richiamato nel 1347 per assumere il governo dopo la morte senza eredi del fratello Pietro III. È molto probabile che all'epoca Eleonora fosse ancora una bambina, attraversò il Mediterraneo, salpando molto probabilmente dal porto di Barcellona e giungendo al porto di Oristano, capitale del Giudicato d'Alborea. I documenti conservati presso l'archivio della Corona d'Aragona di Barcellona, per noi preziosissimi perché sono una fonte insostituibile sulla storia della Sardegna medievale, a tutt'oggi non hanno restituito alcun tipo di informazione sul periodo giovanile di Eleonora, il periodo che trascorse presso la corte oristanese, soprattutto negli anni tra il 1350 e il 1360, anni cruciali perché il padre, con il pieno sostegno della consorte di origine catalana, così riferisce il cronista Ieronimo Zurita nei suoi analisi della Corona d'Aragona, abbandonata quella decennale alleanza dei giudici d'Arborea nei confronti dei sovrani d'Aragona, e intraprendeva una guerra di resistenza che di lì a poco si trasformò in una vera e sanguinosa guerra detta dei cent'anni sardo-catalana. Per contestualizzarvi brevemente le vicende di cui vi parlo, vi voglio ricordare che nel 1297, dopo la guerra del Vespro tra Angioini e Aragonesi e dopo la pace di Cartabellotta del 1302, Bonifacio VIII aveva concesso in feudo al sovrano d'Aragona Giacomo II un ipotetico regno in Sardegna che andava a sostituire la perdita della Sicilia. La conquista effettiva materiale dell'isola e quindi di questo regno feudato prese avvio però soltanto 20 anni dopo, nel 1323, e si concluse 100 anni dopo, nel 1421, con la fine del fatto e dei jure del giudicato d'Alborea e la costituzione definitiva del regno in Sardegna sul territorio dell'intera isola. Nel 1366-1367 Eleonora, quasi trentenne, sposa Branca Leone Doria, della nobile famiglia ligure, da cui ha due figli, Federico e Mariano. Fu praticamente un matrimonio di politico e di interesse, esclusivamente politico e di interesse. Subito dopo le nozze, la donna affrontò un altro viaggio, come sempre consueto, ufficiale, per trasferirsi dalla dimora paterna alla dimora del marito, esattamente Castel Genovese, che è l'attuale Castel Santo, fortezza che era stata costruita nel XIII secolo dalla famiglia Doria per controllare tutti i possedimenti del nord Sardegna, dello sgorgo marittimo e sorvegliare le acque del Golfo di Bonifacio. All'inizio del 1382, però, Eleonora va via da Castel Genovese e intraprende un nuovo viaggio, questa volta non istituzionale, non formale, non al seguito del marito né al seguito del padre, ma da sola, e si trasferisce con i figli molto piccoli a Genova.
Da alcuni documenti conservati presso l'archivio di Stato di Genova apprendiamo che nel giugno del 1382 Eleonora è ufficialmente residente in città e ha chiesto al comune l'esenzione del pagamento delle tasse per un soggiorno di almeno 5 anni, il che significa che il suo progetto era quello di vivere per molto tempo lontano dalla Sardegna. La richiesta è subito accordata dal Consiglio degli Anziani e dal Doge, Niccolò Guarco, e le fu estesa addirittura di carattere durante, perché il documento recita: Domina Eleonor cedit ad magnam utilitate comunis iamue et singularum personarum, cioè la presenza di Eleonora dà un grande prestigio al comune di Genova e ai cittadini e al contempo ci fa capire il valore personale politico che aveva ovviamente sia Eleonora che la sua casata. Probabilmente il privilegio fiscale rappresentava per Genova la possibilità di instaurare un legame strettissimo con i giudici d'Arborea, che da anni mostravano questo atteggiamento anche aragonese, come lo era il comune di Genova e il Doge. Guarco, tra l'altro, porta questa strategia politica anche nella vita privata, perché ignorando completamente il parere di Branca d'Auridoria, stabilisce un accordo matrimoniale con Eleonora tra il figlio Federico e la propria figlia Bianchina, a cui assegna, riferisce il documento, 4.000 fiori di d'oro, dote 4 volte più grande assegnata alle altre figlie. Quindi l'unione matrimoniale suggellava sicuramente un'alleanza anche aragonese, legava i Guarco agli Arborea e nobilitava la famiglia del Doge. Ovviamente l'obiettivo di Eleonora era il medesimo, un'alleanza personale della propria famiglia con il comune di Genova, evidentemente in aperto contrasto con Brancaleone, dal quale prende le distanze. In quanto Brancaleone era un fedele vassallo della monarchia d'Aragona. Infatti, l'anno successivo, nel 1383, quando viene assassinato il fratello di Eleonora, il giudice Ugone III, in una congiura, Brancaleone parte immediatamente da Castel Genovese per recarsi alla corte di Barcellona e dichiarare la propria ferrea fedeltà al re, proponendosi addirittura come interlocutore privilegiato fra la corona e gli Arborea. Eleonora, invece che apprende la notizia non dal marito, ma dai maggiorenti della città di Oristano, immediatamente si imbarca, riprende un'altra volta la via del Mediterraneo, rifà un altro viaggio di tipo istituzionale, sempre da sola, per accorrere a sostegno del suo popolo e governare in nome del figlio Federico come giudicessa regente. Lei stessa, in una lettera autografa inviata a Pietro IV nel giugno del 1383, racconta di essersi precipitata nell'isola per riportare il proprio dominio su tutte le terre, le città e i castelli appartenuti al padre, appartenuti al fratello e quindi che ora aspettano di diritto a lei. Nella missiva appare chiaro il suo definirsi legittima governante di uno Stato perfettamente configurato nei suoi aspetti territoriali e giuridici e la sua volontà di stabilire da quel momento in poi un rapporto paritario e un confronto diretto con il sovrano d'Aragona. È evidente che nonostante il sistema giudicale successorio proibisse il governo alle donne, se non nelle vesti di giudicesse regenti e i figli, Eleonora mostra una grande autorevolezza. È grazie al suo operato che dimostra sia nel sedare la congiura e riportare quindi alla tranquillità tutto il giudicato d'Arborea, sia nell'amministrare la Repubblica, acquisisce stima e rispetto non solo da parte del popolo arborense, ma dello stesso sovrano d'Aragona. Non è possibile chiaramente nello spazio di questa mia breve relazione raccontare le innumerevoli vicende che nell'ultimo ventennio del 300 coinvolsero Eleonora. Tuttavia, tra le righe delle sue lettere autografe, che grazie a Dio sono state rinvenute presso l'archivio della Corona d'Aragona, traspaiono in questi vent'anni di governo un'instancabile fierezza, un attaccamento profondo alla sua terra e al suo popolo,
un grande coraggio, ragioni per le quali non vuole mai cedere ad insistenti trattative di pace che le vengono proposte dal sovrano d'Aragona, sia per liberare il marito, che è rimasto in ostaggio, talvolta in ostaggio ovviamente presso il re a Barcellona, né dopo la morte improvvisa e prematura del figlio Federico. Su Eleonora gravò per anni una difficile conduzione di governo. Certamente non la immaginiamo come una amazzone, come ce la dipinge il mito, a riconquistare i territori strappati dall'Aragona, ma ce l'immaginiamo piuttosto a ponderare tutte le situazioni, ad assumere conseguenti decisioni politiche. La immaginiamo poi sicuramente immersa nel dolore di madre che perde un figlio, come si avverte dalle relazioni interlocutori degli ambasciatori catalani, ai quali non si mostra più di persona. Sono anni di riflessione, anni di dolore, anni in cui si dedica alla stesura della Carta di Lobo, il corpus giuridico dello Stato arborense, con il quale lascia un segno veramente indelebile del suo operato per 400 anni. Infatti, nel 1421, quando la Sardegna diventa totalmente regno di Sardegna, la Carta di Lobo viene estesa a tutta l'isola con un decreto del Parlamento. Successivamente resta in vigore anche sotto il dominio della Corona di Spagna e poi sotto i Savoia fino al 1827, quando viene sostituita dal codice di Viciano. La promulgazione della Carta del Lupo è quindi sicuramente l'atto governativo più importante di Eleonora e il suo ultimo atto governativo. La emana nel 1392 con la ratio di creare una disciplina giuridica fino a quel momento affidata alla pratica e consuetudinaria. La Carta di Lobo è una raccolta di norme, di ordinamenti, aperta, suscettibile di aggiunte e modifiche, il cui risultato finale è stato quello non solo di raccogliere consuetudini antiche del Regno d'Arborea, ma di elaborare una nuova normativa che per certi versi presenta una notevole modernità per l'epoca. Penso, per esempio, al trattamento della condizione femminile, che nella Carta di Lobo è straordinario. Infatti, non è che noi troviamo nella Carta di Lobo una legislazione che abbia per oggetto la donna, ma poiché l'obiettivo della Carta di Lobo era quello di creare un codice il più possibile equilibrato, basandosi sull'organizzazione della comunità e sulla convivenza degli individui, noi riusciamo a ricostruire anche lo stato sociale delle donne, quindi le norme che le tutelavano. La Carta di Lobo analizza innanzitutto la donna come sposa e per la prima volta le ragioni locali sono espressamente salvaguardate, si parla di beni e diritti che devono essere disciplinati e garantiti durante il matrimonio e nel caso del suo scioglimento. Nella maggior parte degli statuti italiani il conferimento della dote escludeva la donna dall'eredità paterna. Nel codice arborense una figlia, anche nel caso della presenza di altri fratelli maschi e femmine, riceveva l'intera legittima detratta soltanto dell'entità della dote ricevuta. Poi si considera la donna come nubile, vergine, lavoratrice, non come schiava. La schiavitù era stata abolita nel 1853. E se in ognuna di queste condizioni la donna fosse stata artefice di un qualsiasi reato, fosse furto, adulterio, falsa testimonianza, omicidio o quant'altro, veniva punita alla stessa stregua dell'uomo. Sorprendente è la normativa sui reati per la violenza fisica, che prevede disposizioni attentissime al rispetto della donna, sempre equilibrate al suo ruolo sociale, al suo stato sociale. Lo stupro, per esempio, prevedeva punizioni gravissime, sempre differenziate nel caso che una donna fosse sposata o nubile, ma in entrambi i casi era previsto il taglio del piede o una sanzione pecuniaria che doveva essere pagata entro 15 giorni, altrimenti c'era la punizione corporale, cioè la morte. Se la violenza carnale era perpetrata
nei confronti di una vergine, le condanne possibili erano la decapitazione diretta del colpevole oppure il matrimonio riparatore, nel caso che la donna però fosse esclusivamente consenziente. E poi doveva essere un matrimonio fatto nello stesso rango sociale. A partire dal 1403 non abbiamo più notizie di Eleonora, mentre prosegue il suo mandato di giudicessa reggente, questa volta in nome del figlio Mariano, il secondo che ancora è minore, scompare da qualsiasi documento. Anche le poche tracce che noi avevamo scompaiono. Probabilmente morì colpita dalla peste che nel 1397-98 sbarcò in Sardegna e che si estese in maniera particolarmente virulenta nei primi anni del 400. La giudicessa esce definitivamente dalla storia lasciando dietro di sé un operato che supera le idealizzazioni e le fantasie elaborate nei secoli successivi. Come dire che Eleonora è stata di gran lunga più grande di quella tramandataci dal suo mito. Infatti il mito affonda le radici nel Risorgimento e nei decenni successivi all'Unità d'Italia, quando si manifesta la necessità di creare il culto delle patrie memorie per edificare un'identità nazionale salda e uniforme in tutto il paese. Tutta l'Italia partecipa a questa costruzione ideale promuovendo come Itale Glorie personaggi illustri che fino a quel momento avevano goduto di una fama però solamente locale. Eleonora ha le carte in regola per entrare a far parte del pantheon degli eroi nazionali, perché nell'ottica risorgimentale la resistenza allo straniero era uno dei tratti più nobilitanti e significativi del tipo dell'eroe. E gli intellettuali sardi erano desiderosi di contribuire in maniera primaria al processo di unificazione promosso dall'intelligenza nazionale. Così già dalla seconda metà del XVIII secolo prende avvio l'epopea che vede Eleonora protagonista di una ribellione che aveva contribuito a costruire il culto della patria. E il mito cresceva via via anche grazie alle considerazioni di storici e giuristi che alla fine del XVIII secolo guardavano con ammirazione alla carta di luogo. La fama di Eleonora però raggiunge il massimo della popolarità negli anni 70 del XIX secolo. La sua celebrazione trova spazio negli scritti di storici e autori di vario genere, dall'intellettuale Francesco Cecchi all'aristocratico piemontese Carlo Baudi di Vesme, allo storico Jean-François Mimont, a docenti universitari come Giuseppe Regaldi e Ghi Vazzani, entrambi ordinari di storia a Novara e a Bologna. Si scrissero lectio magistralis, opere letterarie, opere teatrali, poesie e romanzi storici. Si discusse anche sull'opportunità di erigere una statua in suo onore e si inaugurarono comitati per la raccolta della quantità di denaro necessaria non solo nelle cittadine isolane ma anche in molte città d'Italia: Torino, Milano, Brescia, Alessandria, Pisa, Firenze. Anche il sovrano offrì 1.000 lire perché il monumento fosse realizzato e le signore della buona società, sotto la presidenza di Elisabetta di Sassonia, dettero luogo a una lotteria dalla quale ricavarono 20.000 lire per la costruzione di questa statua, di cui fu dato l'incarico al fiorentino Visecambi, che propose però in realtà una statua da lui già realizzata, che rappresentava l'allegoria dell'Italia, e fu inaugurata nel 1881. Ma la celebrazione, esaltazione di Eleonora si spostò poi verso un orizzonte ancora più ampio quando il senatore Satta avanzò la candidatura di una sua statua nel giardino del Pincio, in cui dovevano essere ospitati i più grandi personaggi della nazione che si erano resi gloriosi con l'ingegno e con la mano. Roma accettò la proposta, ma la sua esecuzione fu sempre procrastinata e non si realizzò. I tempi non erano certamente maturi perché Eleonora divenisse madre della patria e potesse essere messa nel giardino della memoria. Le donne della neonata nazione non dovevano apparire in pubblico, ma dovevano essere solo spose e madri esemplari. In Sardegna, però, tra fine 800 e primi 900, Eleonora mantenne intatto il suo prestigio e, malgrado fosse ancora degnamente ricordata da storici italiani e stranieri, la sua immagine si trasfigurò
quasi completamente lungo percorsi informali del mito all'interno di narrazioni popolari in cui si moltiplicarono a dismisura le doti straordinarie che resero quasi totalmente leggendaria, mortificandola, la sua figura storica di cui ancora oggi si fa fatica a delineare il contorno. Grazie per l'attenzione. Quindi abbiamo terminato questo primo panel del pomeriggio, lo ringrazio per le tue relazioni, davvero interessanti, e chiamerei qui Silvia Cassamagnani e Barbara Bello, che sono iscritte al panel successivo, e cedo la moderazione ad Alessandra Ciotti. Eccoci qua. Allora, prima parlare. Allora, passiamo la parola adesso al collega Tommaso, che è il ricercatore presso l'ISEL, il nostro collega, collabora al quotidiano La Venire, alla rivista Jesus e al format di Radio 3 Rai, Uomini Profeti. È aperto storico della Chiesa e della cultura, tra le sue pubblicazioni ricordiamo Cattolici e Fascisti, la Santa Sede della politica italiana dall'alba del regime 1919-1925, edita da Benito, Martini, gli anni della formazione 1927-1962, e attualmente ha in corso la pubblicazione del volume dedicato a Giuseppe Toniolo e e sta conducendo una ricerca dedicata ai danni di Marie Curie. Passo la parola. Grazie. E il breve contributo che propongo in questa sede, dal titolo Gruppo Naif, tra filosofia e teologia delle migrazioni, da Amelia Poletti a Papa Bergoglio, e si colloca su una linea un po' diversa rispetto agli altri. Certo, ci sono le origini, la storia personale di almeno uno dei due soggetti a cui faccio riferimento. Amelia Podetti, di cui parlerò a breve, ha un cognome di incerta origine trentina, che suggerisce qualcosa ma non dice appieno. Al contrario, l'altro soggetto, Jorge Mario Bergoglio, è, come sappiamo tutti, figlio di migranti del Piemonte, regione che tra fine 800 e inizio 900 è la prima, salvo il Veneto, in assoluto per migranti, e la prima in assoluto, anche più del Veneto, per numero di emigrati in Argentina. Quegli stessi che nel 1936, quindi esattamente nell'anno di nascita del Papa, a Buenos Aires costituiscono il 12% della popolazione, di una popolazione che si avvicina e anzi sconta rapidamente il numero di circa 2 milioni e mezzo. Di questi 2 milioni e mezzo, un terzo ha un ascendente o più ascendenti italiani. Tuttavia, io non parlo di un'esperienza concreta di migrazione, né se uno tra i possibili filosi trasversali che accompagnano le migrazioni dentro una storia dove l'uomo è da sempre anche homo migrans, anche uomo che si sposta. Provo invece a esaminare il modo in cui un'analisi di filosofia della storia, frutto di un'esperienza intellettuale, per l'appunto quella di Amelia Podetti, nata nel 1928 e morta nel 1979, non specificamente dedicata al tema migrazioni, ma in qualche modo di essa comprensivo, nella misura in cui movimenti migratori verso l'America Latina hanno forgiato l'identità di un continente miticcio, mischiato delle culture. Questa analisi e questa, come vi dicevo, finisce per influenzare il pensiero teologico di un figlio di Tanius, di un figlio di italiano, quale è Bergoglio, innestandosi all'interno della sua pastorale migratoria, che di fatto è diventata una delle architravi importanti nel pontificato in corso, e in tal modo contribuendo allo sviluppo di un magistero migratorio che è anche identità ecclesiale. Da
dal Deuteronomio a oggi la Chiesa si definisce come pellegrinante nella storia. Quindi, insomma, in questo, ovviamente, in questo primo quarto di Deuteronomio. Faccio tutto questo in tre tappe. Primo, descrivendo chi è questa Mediapoteca sconosciutissima al di là, anzi al di qua, dell'Atlantico. Secondo, in che contesto si inserisce la sua riflessione. E terzo, dicendo un po' cosa ne ricava il pontefice regnante. Quindi, primo punto, nata nel 1928, proprio come Bergoglio, la Podetti si forma nell'Argentina degli anni 40 e 50. Cioè in un paese in cui tra il 1946 e il 1955 a brillare una sola stella, quella di Juan Domingo Perón. E qualunque cosa sia il peronismo, progetto nazionale cattolico, progetto nazionale anticattolico, progetto antiliberale o anticapitalista o anticomunista o anti quel che volete voi, o populismo di sinistra che strizza l'occhio ai ceti sociali disagiati, o tentativo di modernizzazione del paese, o altro ancora, o tutto questo mischiato, per ben mezzo secolo, in Argentina, ma non solo in Argentina, però principalmente lì, Perón e i molti peronismi venuti dopo di lui condizionano profondamente la vita e la vita politica del paese. Si milita pro o contro Perón, si milita pro o contro altri peronismi. E vi è un luogo speciale anche per la Podetti, che tra il 1963 e il 1979 insegna filosofia politica all'Università di Buenos Aires, ma la insegna anche all'Università del Salvador, e abbina a questa docenza anche una chiarissima militanza politica. È molto vicina a uno dei tanti gruppi peronisti, la Guardia di Ferro, che al di là del nome non ha nessunissima parentela con i fascisti romeni, e da questa sinossi, quindi impegno intellettuale e impegno politico, che cosa emerge? Emerge una posizione critica verso il liberalismo e l'individualismo e critica al contempo verso il marxismo e il collettivismo. Emerge una posizione che va alla ricerca di una terza posizione, che politicamente guarda però. Ne sono strumento poi le cattedre nazionali, ne sono strumento una rivista che si chiama Idee, di cui Bergoglio è lettore, e questa rivista che Amelia Podetti rifonda nel 1973, cioè nell'anno in cui Perón ritorna in patria e va per l'ultima volta a guidare il paese, e nello stesso anno in cui quel povero Mario Bergoglio, rettore del Collegio Massimo di Buenos Aires, diventa provinciale dei Gesuiti. Siamo tre anni prima del golpe operato nel 1976 dalla Giunta Militare e 10 prima del ritorno della democrazia in Argentina nel 1983 con Raúl Alfonsín, dico cose note. A questo ritorno della democrazia, dopo 6-7 anni di barbarie, la Podetti non assiste, morendo nel 1979 e non pubblicando, se non postumo, nel 1981, il volume che a me interessa analizzare qui, volume che si chiama L'irruzione dell'America nella storia. Quindi, secondo punto, è essenzialmente in quest'opera che la Podetti propone esplicitamente la sua idea di un'America Latina come continente capace di accogliere, sintetizzare e fare unità delle pluralità culturali giunte sul suo territorio in tempi diversi, con scopi diversi e nel mezzo di movimenti diversi della storia. Scrive la Podetti in quest'opera, questa vocazione alla sintesi, questa virtù unificatrice, questa attitudine a cambiare tradizioni culturali diverse, particolarizzate allo stesso tempo, universalizza l'America. C'è una vocazione di universalità dentro la sua propria particolarità culturale. In secondo luogo, e in stretta connessione con quanto ho appena detto, c'è l'idea di quest'opera, che poi non è sua originale, ma è forse lo è, ma è anche comune ad altri pensatori, c'è l'idea che questo continente
fatto mendicio da una storia di immigrazioni, si è incaricato di una missione. Scrive ancora Lacodetti, sembra che l'America sia stata preparata dal suo sorgere e dalla sua storia per compiere una missione essenziale, proporre una via di universalizzazione diversa da quella delle società, supertecniche. Supertecniche e perciò vittoriose, rubo il titolo a un vecchio libro di Carlo Maria Cipolla, grazie alle vele e ai cannoni. Le vele, la superiorità tecnica, i cannoni, la superiorità militare. Ecco. In terzo luogo, questa idea dell'universalità, questa idea di missione, avvengono secondo quale movimento? Secondo un movimento che parte dalla periferia e arriva al centro. Un movimento che, osservando la storia dai suoi margini, e l'America Latina è ai margini della storia, riesce a comprendere gli sviluppi molto, ma molto meglio di chi ci sta al centro. È una dinamica che la riflessione della Lacodetti vede incarnarsi soprattutto in Agostino di Ippona, nel IV secolo, che si vive in una provincia marginale dell'impero, ma nel mezzo di quel grande rimescolamento di popoli noto come invasioni barbariche, in cui muore un impero, sì, ma nasce, o se si vuole, rinasce una cosa che si chiama Europa, comprende il suo tempo meglio di tutti. Da qui, terzo punto e fase finale della mia relazione, germina il rapporto con Robert Robbio che ci interessa, che più in dettaglio rispetto a quanto ho già detto è un rapporto triplice. Primo, è un rapporto di conoscenza personale che risale agli anni 70 quando l'allora provinciale dei Gesuiti, come tanti altri esponenti della galassia cattolica argentina, ha rapporti con la galassia peronista, che è variegata, come ho detto, perché di fatto ritiene quella galassia l'unica interlocutrice possibile per non cadere o nelle mani dei Montoneros, guerriglia di sinistra, o nelle mani dei militari, dittatura di destra. Vale ancora di più per un uomo, Bergoglio, che non ha nessuna simpatia per il tradizionalismo ecclesiale, che è vicino alle divise dei militari, e come dire, il periodo della guerra sporca lo dirà a pieno, ma non ha neanche nessuna simpatia per la teologia della liberazione, laddove essa si carica di venature filomanesiste, ha invece simpatia per una teologia del popolo, e sottolineo a matita blu popolare, non populista, perché i due termini sono diversi, che poi ha le spalle teologi come Lucio Chera, Scannone, Metton Ferré e via dicendo, e senza contare che poi Lacodetti tiene corsi a quel collegio massimo dove Bergoglio è per molto tempo rettore. Secondo tipo di rapporto tra i due, c'è un rapporto di rimeditazione da parte di Bergoglio di quanto Lacodetti ha esposto. Cosa lui dice? Lui dice la prefazione che nel 2007 il Bergoglio, arcivescovo di Buenos Aires, antepone al volume della Lacodetti, commentario all'introduzione della fenomenologia dello spirito, laddove il cardinale, non ancora papa, dichiara di aver tenuto di tenere molto presenti i suoi insegnamenti, cioè la sua idea dell'irruzione dell'America Latina nella storia, come il fatto della modernità che dà inizio al sorgere della storia universale, la speranza di un'America Latina unita, solidale, incamminata verso una sua più piena espressione culturale civilizzatrice, per poter così esercitare appieno le proprie responsabilità storiche verso se stessa e per il mondo. E 10 anni dopo, 2017, nell'intervista rilasciata dal padre Massimo Borghesi e poi confluita nel volume biografico di Massimo Borghesi stesso, Bergoglio dice a chiare lettere: ha avuto influsso su di me il pensiero di Amelia Podenti, decana di filosofia dell'università. Da lei ho preso l'intuizione delle periferie. Dunque, in terzo luogo, c'è un rapporto di inculturazione delle intuizioni della Podenti dentro il magistero pastorale, che è il magistero migratorio, di Francesco, e questo in più di un senso,
in un senso certamente più generale, diciamo di nuovo più generalmente pastorale, Francesco assume lo sguardo delle periferie sul mondo. Non è più la Giudea del primo secolo e della prima generazione apostolica, non è più la Ippona del IV secolo di Agostino, è l'America Latina del XX e del XXI secolo e delle Villas Miserias che giudica l'Occidente partendo da uno sguardo della periferia. Non riesco a citare tutte le occorrenze che questo termine ha nei documenti ufficiali del Magistero, nelle encicliche, nelle esortazioni apostoliche di Francesco, ma mi limito a contarle. Evangelii Gaudium, 24 ottobre 2013, 7 occorrenze. Amoris Laetitia, 19 marzo 2016, 2 occorrenze. Querida Massonia, 2 febbraio 2020, 3 occorrenze. Fratelli Tutti, 3 ottobre del 2020, 5 occorrenze. Mi sembra evidente, una influenza più che evidente. E poi c'è un senso più strettamente migratorio, e qui chiudo il cerchio della mia relazione, nel senso che nel contesto dell'attuale globalizzazione, quelle periferie di cui ha parlato la Podetti e che per voi ho assunto nel modo che ho delineato, lasciate ai margini della storia, per volontà, un po' più spesso perché forzate a farlo, lasciano se stesse e riguadagnano il centro della storia all'interno di quei flussi migratori contemporanei che altro non sono se non il più vasto movimento di persone e di popoli mai verificatosi in tutti i tempi. Una citazione sola, messaggio per la giornata mondiale del migrante e del rifugiato, 12 settembre 2015. Nella nostra epoca i flussi migratori sono in continuo aumento ogni area del pianeta. Profughi e persone in fuga dalle loro patrie interpellano i singoli e le collettività, sfidando il tradizionale modo di vivere, talvolta sconvolgendo l'orizzonte culturale e sociale con cui vengono a confronto. Eppure nel senso che quelle periferie, pur spostandosi per conflitti, disastri naturali, persecuzioni, cambiamenti climatici, violenze, povertà estrema, condizioni di vita indegna, è un passaggio al discorso ai partecipanti al forum internazionale Migrazioni e Pace, quello che vi ho proposto, 21 febbraio del 2017, quelle periferie si rifanno periferie anche laddove si fermano, compreso quel pezzo di America Latina descritto in Querida Massonia. Nei movimenti migratori più recenti degli indigeni verso le periferie delle città, essi non incontrano una reale liberazione dai loro drammi, bensì le peggiori forme di schiavitù, finendo per occupare le periferie, eccoci di nuovo, e i marciapiedi delle città, talvolta in una situazione di miseria estrema. Ecco compiuto per intero il nostro percorso, da non sopravvalutare, certamente, in quanto a influenze intellettuali, ma nemmeno da trascurare, perché mi sembra un caso piuttosto evidente di quanto una riflessione intellettuale femminile filosofia della storia possa divenire carne e sangue di un magistero pastorale divenuto magistero migratorio. Grazie. Grazie Alberto per questa relazione che ci ha aperto veramente un mondo, una visione del pontefice, della formazione del pontefice che hanno questo del grano impensato e impensabile per noi. Naturalmente leggeremo anche questo libro che tu farai e lo mettiamo nella pila famosa di libri che in tutta la giornata stiamo accumulando e che dobbiamo leggere sull'altro. Passiamo alla parola alla prossima relatrice che è Silvia Cassamagnani, ricercatrice di storia contemporanea presso l'Università degli Studi di Milano. Si occupa e si è occupata principalmente di temi riguardanti le relazioni tra l'Italia e gli Stati Uniti, con particolare attenzione agli studi di genere e all'indagine sull'India. Tra le sue pubblicazioni principali ricordiamo Immagini dall'America, Misidie e politiche di media in Italia nel secondo dopoguerra, 1945-1970, e il giorno di Franco Angeli, quando possessavano voi anche loro, Hollywood e le donne della seconda guerra mondiale, operazione storia d'amore e di migrazione della Filippina.
Passo la parola a... Scusate, devo liberare la croce qua. Ok. Allora, grazie, buon pomeriggio a tutti. Io parlerò invece di un fenomeno molto particolare, molto concentrato nel tempo, che vede coinvolte principalmente le donne, ed è quello delle spose di guerra, le war brides. In particolare le spose che dai vari teatri della seconda liberazione, della seconda guerra mondiale, raggiunsero poi gli Stati Uniti. In particolare le spose italiane, cioè le donne che durante il periodo immediatamente corrispondente, immediatamente successivo alla Seconda Guerra Mondiale, in Italia conobbero, si innamorarono e sposarono soldati statunitensi. E questa circostanza rappresenta veramente un fenomeno assai molto intenso, ma appunto di breve durata, corrisponde appunto alla fine della guerra e arriva fino ai primi anni 50, per poi ovviamente interrompersi. Il fenomeno è abbastanza vasto, 120.000 sono in tutto le spose che raggiungono gli Stati Uniti, provenienti appunto da tutti i teatri di guerra, 87.000 circa le europee, 10.000 circa le italiane. Le italiane sposarono dal momento che la nostra penisola fu attraversata dalla presenza di diversi eserciti di uomini provenienti dall'Australia, dalla Nuova Zelanda, dalla Gran Bretagna, dal Sudafrica, dal Canada, dal Brasile, dalla Russia, da qualunque paese, da moltissimi paesi europei e extraeuropei, le italiane, e questo è assolutamente documentato, si sposarono, si unirono anche a uomini neozelandesi, australiani, eccetera, eccetera. Ma i matrimoni con i soldati statunitensi colpirono maggiormente l'immaginazione anche dell'opinione pubblica italiana, l'immaginario collettivo degli italiani, e furono ripresi sia dalla stampa, sia quella popolare, sia quella più istituzionale, dalla narrativa. Abbiamo davvero diversi esempi, dalla galleria di John Byrne Burns a O America di Marcella Olsky, della quale parleremo poi in seguito, dato che fu a sua volta una sposa di guerra, ma anche dal cinema, sia dal cinema italiano, penso ad esempio ad Un italiano in vacanza di Zampa, sia da quello statunitense, il film Teresa con una giovanissima Pierre Angeli, che era un'attrice di origine italiana, immigrata a Hollywood per la regia di Fred Zimmerman. Perché gli Stati Uniti colpirono di più l'immaginario collettivo degli italiani anche nel raccontare di queste unioni? Innanzitutto perché il fenomeno fu decisamente più consistente rispetto a quello riguardante gli altri paesi. In più perché appunto le spose italiane erano un gruppo decisamente numeroso, 10.000 circa, e in questo numero sono compresi soltanto coloro che poi raggiunsero gli Stati Uniti grazie alle facilitazioni del War Brides Act. E mi fermo un momento per spiegare che cos'era il War Brides Act. Era appunto una legge varata alla fine del 1945 per permettere l'ingresso negli Stati Uniti alle spose dei soldati americani in servizio o che fossero stati congedati con onore dalle varie armi statunitensi a spese del governo americano.
quindi senza gravare sui singoli, i singoli individui. 10.000 spose di guerra, ma anche 1.500 fiancé, fidanzate italiane, che per una ragione o per l'altra non riuscirono a finalizzare le loro unioni con un matrimonio prima della partenza e del richiamo dell'innamorato, del fidanzato negli Stati Uniti, e che quindi raggiunsero in seguito i loro compagni, con una procedura estremamente complicata, come estremamente complicata è spesso la burocrazia statunitense. Quindi le ragioni per cui questo fenomeno fu particolarmente sentito verso gli Stati Uniti fu anche perché negli Stati Uniti c'era un'ampia e diffusa comunità italo-americana. Tanto è vero che molte di queste ragazze sposarono soldati di origine italiana. Anche perché nel momento in cui le truppe alleate entrarono in Italia, il governo statunitense si rese immediatamente conto che all'interno dei propri ranghi non molti erano in grado né di parlare la lingua, né di avere specifiche conoscenze sul territorio, ma anche sulla cultura. Si decise per questo di mandare in Italia molti soldati che erano italiani di prima o di seconda generazione, perché si pensava che sarebbe stato più facile per questi uomini adattarsi alle circostanze presenti nel paese e stringere rapporti anche con la popolazione. Tanto è vero che al loro arrivo in Italia molti di questi italiani di origine cercarono a volte di trovare una moglie magari nello stesso luogo dal quale provenivano i genitori o proveniva la loro famiglia. Questo non toglie che poi le ragazze italiane si innamorarono e sposarono ragazzi che provenivano da qualunque parte degli Stati Uniti e che avevano il background più disparati. Sposarono anche, molte sono le documentate storie, e io ho avuto il piacere di conoscere diverse di queste ragazze, le storie che le ragazze italiane strinsero a dispetto di qualunque tipo di proibizione o di disapprovazione da parte delle loro famiglie, soldati di origine afroamericana, ad esempio. Per cui un enorme scandalo per il tempo e non solo per l'epoca. L'altra circostanza per cui gli Stati Uniti rappresentavano qualcosa di eccezionale rispetto agli altri paesi era il mito dell'America, un mito che era già ben presente e forte all'interno della cultura italiana. Un po' perché c'era proprio il mito dell'italiano che riusciva ad emigrare all'estero e ritornava dopo aver fatto fortuna, il famoso zio d'America in qualche modo, e quindi per sentito dire o per conoscenza diretta si aveva l'idea di questo paese prospero dove far fortuna era possibile, ma anche grazie al cinema americano che trasmetteva questa idea di American way of life, di prosperità, di ricchezza, di felicità possibile. E non è trascurabile nemmeno ciò che accade immediatamente dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, ovvero il ruolo che gli Stati Uniti poi giocarono negli anni immediatamente successivi, che furono gli anni della guerra fredda. Quindi gli Stati Uniti ebbero un importante ruolo politico e culturale anche nella storia italiana. Per cui rappresentavano anche un processo, una possibilità di avvicinamento a un certo tipo di modernizzazione che appunto era auspicabile per il paese. Mi fermate voi se mi dilungo troppo. Allora, queste matrimoni, questi incontri avvennero lungo tutta la penisola.
in particolare però nelle zone di Napoli e di Livorno, dove l'esercito alleato, in particolare l'esercito statunitense, soggiornarono, si fermarono più a lungo, e davvero in ogni ambiente sociale, anche con una certa disomogeneità, diciamo così, fra chi contraeva questi matrimoni, laddove appunto la divisa poteva in qualche modo nascondere la provenienza sociale di questi uomini, questi americani che sembravano tutti ricchi, belli, in salute, felici, con grandi disponibilità economiche, laddove le ragazze italiane e gli italiani in generale pativano una terribile miseria. La domanda comune fra gli italiani era allora però che guardavano appunto uomini italiani soprattutto, che guardavano questi soldati americani con uno spirito di invidia e di competizione, era: sposare magari le sposano, ma poi come le porteranno in America? E qui appunto entra in gioco quella che viene conosciuta come Worldwide Operation, cioè operazione spose di guerra, che dura indicativamente fra l'inizio del 1946, quindi poco dopo la fine della guerra, fino alla fine del 1947. Per quanto riguarda l'Italia, in particolare dei porti di Napoli e di Livorno, partivano diverse volte al mese queste Liberty Ships, che erano delle navi, ex navi mercantili, convertite al trasporto passeggeri, molto spesso nemmeno ben stabilizzate, per cui erano dei viaggi molto faticosi per queste donne, molto provanti, duravano dai 10 ai 15 giorni, dipendeva dalla rotta che poi si decideva di seguire, con delle condizioni igieniche non sempre ottimali, e che permettevano comunque a queste ragazze di raggiungere i propri mariti negli Stati Uniti a spese del governo americano. Queste storie hanno generalmente due momenti ben distinti e separati: quello che potremmo definire un atto italiano e quello che invece è l'atto americano, la parte americana della storia. L'Italia aveva, durante la guerra e nel momento dell'ingresso dell'esercito alleato in Italia, una posizione estremamente ambigua, perché repentinamente aveva cambiato fronte, e questa cosa lasciava alquanto perplessi i soldati americani, che spesso diffidavano della popolazione italiana, della loro buona fede, del loro entusiasmo all'arrivo delle truppe alleate. Leggendo alcune dichiarazioni di quel periodo si legge anche: io di questa gente non mi fido, è stata troppo facile la loro conversione, chissà cosa nascondono, eccetera. Poi invece, sulla base di conoscenze personali, questa opinione cambiò completamente, e i rapporti fra la popolazione italiana e i soldati alleati furono generalmente buoni, anche se venati di incomprensioni e spesso anche basati su questioni di convenienza da ambo le parti. La frequentazione fece nascere anche una vasta rete di prostituzione, ad esempio il mercato nero, per cui una vasta rete di scambi non esattamente legali. Per evitare questo tipo di problemi, generalmente l'esercito americano attuava una politica di non fraternizzazione con le popolazioni locali. Do not fraternize era il motto dell'esercito americano, delle forze armate americane. Ma era impossibile evitare qualunque tipo di fraternizzazione. Tanto è vero che le prime richieste per celebrare matrimoni in Italia vennero poco dopo lo sbarco alleato in Sicilia.
Era però estremamente difficile ottenere il permesso di celebrare un matrimonio fra un rappresentante delle forze armate statunitensi e una ragazza, una donna italiana. C'erano un'infinità di moduli e di formulari da riempire e da completare. Innanzitutto, se i due contraenti erano minorenni, e questo poteva accadere, perché come spesso accade, la maggiore età, come accadeva allora, la maggiore età si raggiungeva a 21 anni, anche in alcuni stati degli Stati Uniti, ma si poteva essere arruolati nell'esercito a 18 anni, per cui alcuni ragazzi, alcuni soldati erano sufficientemente grandi per andare a morire per il proprio paese oltreoceano, ma non erano abbastanza grandi per poter decidere se contrarre matrimonio o no, quindi dovevano chiedere il permesso ai genitori negli Stati Uniti, il permesso al loro diretto superiore nel teatro delle operazioni. Entrambi, ovviamente, la stessa cosa valeva per la sposa, se era minorenne, per cui doveva avere il consenso dei genitori, dovevano entrambi sottoporsi a tutta una serie di esami clinici per stabilire che non avessero contratto malattie venere, cosa che soprattutto per la ragazza in questione era certamente indice di una cattiva indole, di una cattiva predisposizione, e quindi non la rendeva degna di diventare una futura cittadina americana, madre di futuri cittadini americani. Sempre, le ragazze erano sottoposte a indagini da parte dell'OSS, che era l'antenato della CIA, in qualche modo. Gli strategic services del governo americano indagavano localmente sulla reputazione delle ragazze. Negli archivi americani sono conservati questi documenti dove vengono interrogati parroci, portinai, vicini di casa, venivano poi compilati dei dossier molto molto dettagliati, nei quali era presente anche l'appartenenza o meno della ragazza in questione al partito fascista. Una volta svolte tutte queste pratiche, si poteva avere, se la ragazza risultava moralmente ineccepibile, se c'erano tutti i consensi, se i test sierologici erano negativi, si poteva celebrare questo matrimonio. Le ragazze poi, una volta che il marito era ritornato in patria, e a partire dal febbraio del 1946, quando partì la prima nave da Napoli diretta negli Stati Uniti, Lovekin, venivano raccolte provvisoriamente in centri di accoglienza. Il primo centro di accoglienza fu l'Hotel Cavura a Napoli, dove dovevano rimanere per una quindicina di giorni, potevano accedere agli spacci dell'esercito americano, venivano accudite, fra virgolette, dal personale della Croce Rossa americana, e durante questo periodo si davano loro anche alcuni rudimenti per meglio affrontare la futura vita negli Stati Uniti. Per prima cosa si davano loro delle lezioni di inglese, perché molte di loro non parlavano una sola parola di inglese. Ed è straordinario, ho avuto anche la fortuna di conoscere alcune di queste donne o i loro figli, e molte di loro, nel momento in cui conobbero il loro futuro marito, non parlavano assolutamente inglese, e salparono una volta negli Stati Uniti senza conoscere una sola parola di questa lingua. E se la cavarono comunque una volta arrivate in America. Ritenere però che appunto tutte queste unioni fossero delle unioni dettate solamente dall'amore e dall'innamoramento potrebbe anche risultare parecchio ingenuo, anche perché, per le ragioni che abbiamo detto prima, l'America rappresentava
un sogno, una speranza di miglioramento sociale, per cui probabilmente molte di queste ragazze erano più attratte dalla possibilità di voltare, di cambiare completamente la loro vita, di migliorare la loro condizione sociale, di sfuggire alla miseria, alcune anche a un passato non troppo specchiato di queste indagini dell'Office of Strategic Service dell'OSS. Emerge anche che spesso queste ragazze avevano esercitato la prostituzione per sopravvivere in quel degrado e in quella miseria che caratterizzava l'Italia, molte zone dell'Italia in quel periodo. L'altro atto invece di questa storia è appunto l'atto americano, dal momento dell'arrivo di queste ragazze fisicamente appunto negli Stati Uniti d'America. Va tenuto presente che appunto questo gruppo era numeroso, ma non era assolutamente omogeneo. Avevano alcune cose in comune queste 10.000 ragazze che arrivarono negli Stati Uniti. Erano italiane, ovviamente, erano mogli di soldati, di militari o di ex militari ed erano giovani. Ma erano profondamente diverse per tanti altri aspetti, per la loro provenienza geografica, ad esempio, per la loro estrazione sociale. C'erano le contadine semi-analfabete, ma c'erano anche ragazze che avevano studiato, frequentato l'università, che invece l'inglese lo parlavano molto bene per averlo studiato, e magari avevano conosciuto il marito perché erano riuscite ad impiegarsi in qualche base americana. E avevano anche una caratteristica che però le rendeva molto, tra virgolette, apprezzate dai giovani statunitensi, che fossero di origine italiana o meno, quella di essere differenti dalle loro coetanee americane, perché più all'antica, in qualche modo. Le ragazze americane erano considerate per certi versi troppo emancipate. Poco amanti della famiglia, poco propense al sacrificio, laddove le europee invece mantenevano in qualche modo questo tipo di valore, sembravano averli ancora a cuore. La maggior parte di queste ragazze, una volta arrivate negli Stati Uniti, si trovò davvero spaesata. Anche coloro che avevano sposato soldati italo-americani, con la convinzione che per loro sarebbe stato più facile ambientarsi nel nuovo mondo. In realtà, molto spesso, nemmeno la provenienza geografica dei due coniugi aveva qualcosa in comune. In più di una storia mi è capitato di trovare ragazze che provenivano, per esempio, da Livorno e futuri mariti che invece avevano sì origini italiane, ma provenivano, ad esempio, dall'Abruzzo o dalla Calabria, per cui la lingua che parlavano, e non era italiano, era profondamente diversa. In più, la grave crisi degli alloggi che affliggeva gli Stati Uniti alla fine del secondo conflitto mondiale portò molte di queste donne a dover vivere per lunghi periodi a casa dei genitori del marito. E oltre alle normali incomprensioni che potevano nascere con la suocera, c'era anche una totale incomunicabilità. Mi viene in mente, ad esempio, il caso di questa sposa della provincia di Piacenza, che sposò un soldato di origine calabrese. Nel momento in cui arrivò in Pennsylvania, dove il marito abitava, non c'era nessuna lingua di comunicazione con la suocera, e anche il modo di approcciarsi alla vita, alla quotidianità era profondamente diversa, per cui queste donne ebbero veramente gravi problemi nell'adattarsi, grandi difficoltà, tanto è vero che questa ragazza, Maria Lucia, imparò l'inglese solamente quando il primo dei figli cominciò ad andare a scuola. E strinse con questo bambino un patto. Lei gli avrebbe parlato in italiano, perché lui
lui si ricordasse o comunque conoscesse la sua lingua materna, lui gli avrebbe risposto sempre solo in inglese per permettergli di apprendere la nuova lingua. Questo significava che almeno lì, all'inizio, queste ragazze non avevano modo di uscire dal loro nucleo familiare. Per loro era difficile avere contatti con la società esterna non conoscendo la lingua. L'altra caratteristica che mi ha molto colpito di queste ragazze è che una volta che ho loro chiesto di raccontare le loro storie, erano tutte piuttosto sorprese dell'interesse che avevo per le loro vicende. Non riuscivano a realizzare quanto le loro esperienze fossero state straordinarie in qualche modo. Loro le avevano semplicemente vissute, ma ci voleva avere il coraggio a partire magari a 15-16 anni, perché erano veramente molto giovani, alcune di loro erano veramente poco più che delle bambine, mettere un oceano fra sé e i propri genitori senza la possibilità di rivederli per anni. Alcune di loro riuscirono a rientrare facendo mille sacrifici economici, perché non era semplice pagare il trasporto dagli Stati Uniti in Italia. Vi dico solamente che nel 1960 un biglietto aereo costava come una Fiat 500, per cui era qualcosa di improponibile per una semplice famiglia piccolo borghese. Molte di loro non erano neanche particolarmente istruite, o le loro famiglie di origine erano famiglie umili, per cui anche mantenere i contatti per lettera poteva essere complicato. E non parliamo del telefono. Una di queste signore, figlio di una di queste signore, mi ha raccontato che la prima telefonata che la madre poté fare alla sorella e alla madre in Italia fu nel 1960, fu il regalo di Natale del marito. Per cui tutte delle storie per cui oggi è quasi difficile pensare che in un periodo relativamente breve tante cose siano cambiate. L'esito di questi matrimoni poi fu il più vario. I divorzi furono relativamente pochi per una semplice ragione. Uno perché era molto, per due semplici ragioni. Uno perché era piuttosto complicato ottenere il divorzio, perlomeno era abbastanza facile ottenerlo negli Stati Uniti, ma molto più complicato vederlo riconosciuto in Italia. E secondariamente perché queste donne appartenevano a una generazione per cui il matrimonio era davvero qualcosa di sacro e di inviolabile, per cui molte di loro fecero davvero di tutto per farli funzionare queste unioni. Non fu questo il caso, ad esempio, di Marcella Olsky, ma anche lei era una sposa un po' particolare rispetto alle altre. Lei proveniva dalla famiglia, era la nipote di Leo Olsky, dell'editore, per cui apparteneva all'alta società fiorentina. Una volta arrivata negli Stati Uniti si rese conto, aveva sposato un medico, per cui sulla carta questa unione aveva tutti i numeri per poter riuscire. Lei parlava molto bene l'inglese, era già abituata a una cultura cosmopolita. In realtà, invece, appena arrivata in America si accorse di aver commesso un tragico errore e ebbe tuttavia i mezzi e le conoscenze per poterlo annullare, questo matrimonio. Altri matrimoni invece sono stati veramente, veramente felici. Ho conosciuto una coppia che è ancora vivente, abitano a Detroit. Lei ha Marisa ha 91 anni e il marito qualcuno di più, erano due bambini quando si sono conosciuti. Mi ha regalato una foto del loro fidanzamento. Vi posso assicurare che Gino, il marito, di chiare origini italiane, la guarda ancora come la guardava in quella foto del 1946. E altri invece si rassegnarono a una quieta rassegnazione nei loro rapporti. Come ad esempio prima vi parlavo di quanto queste storie fossero popolari all'epoca, ma anche di quanto siano state riprese in romanzi, in film.
La protagonista dei Ponti di Madison County è una ragazza di origine italiana, ad esempio, e c'è una frase nel romanzo, credo anche nel film, che dice: non era quello che mi aspettavo qualcos'altro dall'America, certo non di finire in uno sperduto paesino dell'Iowa, probabilmente si aspettava New York e ciò che aveva visto al cinema. Tutte queste donne cercavano però di appropriarsi in qualche modo della cultura americana, di americanizzarsi, ma furono anche in grado di operare una sorta di mediazione culturale tra chi erano loro, la loro provenienza e l'ambiente che le aveva accolte, a seconda che il marito appunto provenisse da una famiglia del Midwest o fosse di origine italiana o fosse WASP, imparando appunto a conciliare queste due nature che erano venute ad unirsi per un caso durante la seconda guerra mondiale. E direi che ora scusatemi, grazie. Grazie mille per questa relazione veramente affascinante. Ha dato anche una serie di domande di curiosità, quando rimandiamo a una possibile discussione. Adesso l'ultimo intervento è quello di Barbara Bello, che però lo farà da remoto, essendo impossibilitata a raggiungerci oggi a Milano. Salve Barbara. Buongiorno, buon pomeriggio a tutti e a tutte, grazie per la disponibilità a questo collegamento online, grazie. Barbara, provo a parlare? Sì. Ok, ti sentiamo, benissimo, ma ti sentiamo. Allora, Barbara Giovanna Bello è attualmente docente a contratto all'interno di COSI, Globalizzazione del diritto al pluralismo politico e teoria dell'uguaglianza dei diritti presso l'Università degli Studi di Milano e di filosofia del diritto presso l'Università della Tuscia. È corrispondente del FID, del Centro di Ricerca Interdipartimentale su discriminazioni e vulnerabilità dell'Università di Modena e Reggio Emilia. È autrice di diversi saggi e articoli scientifici in italiano e inglese in materia di diritti delle donne e dei volumi Intersezionalità, teorie pratiche tra diritto e società, edito da Franco Angeli, dall'argine al centro di giornata diritto e pratiche sociali di Dona Bocchi nel 2021, recentissimo. Ti diamo la parola e grazie. Ringrazio le organizzatrici e gli organizzatori di questo convegno, veramente molto interessante per la parte che ho potuto seguire e mi scuso ancora per non poter essere con voi a Milano quest'oggi. La prospettiva che offrirò è una prospettiva che si discosta sensibilmente dagli interventi di questa mattina e di questo pomeriggio, nel senso che il tema assegnatomi riguarda le donne, cioè quando le donne migrano, ma soprattutto dal punto di vista di una riflessione sul diritto e sui diritti. Sarà quindi un intervento di tipo giusfilosofico, sociologico-giuridico e giuridico,
Per questa ragione, visti i tecnicismi a cui dovrò fare riferimento, sono permessa di preparare un PowerPoint sperando di facilitare la relazione. È visibile il PowerPoint? Si vede il PowerPoint? Allora, lo vediamo. Sì, lo vediamo molto bene. Sì, quindi può procedere. Grazie, lo vediamo. Grazie. L'immagine che ho usato, quella del caleidoscopio, è intuibile, perché quando inizio attraverso delle categorie, che sono categorie statiche, e reificanti, quindi parlare di donne migranti non dà voce in realtà all'eterogeneità del gruppo a cui ci riferiamo. Quindi in questo tributo cercherò di dare una prima, proprio mi soffermerò velocissimamente su dati che riguardano le migrazioni in Italia oggi, in un contesto contemporaneo, per soffermarmi su un problema, un caso di studio estremamente interessante, che è quello del velo islamico sul luogo di lavoro, facendo un raffronto con ciò che prevede la norma e ciò che invece prevale nella giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea. La scelta di questo caso ovviamente è una le possibili, perché in realtà la violenza di genere contro le donne migranti ha una sua rilevanza nelle società contemporanee, ma la recente pandemia di Covid ha sollevato ancora di più una questione fondamentale, e cioè perché il velo della donna, sto parlando di burka, che copre il volto, ancora suscita così tanto disagio, disturbo quando viene portato dalle donne islamiche a fronte della mascherina. Naturalmente ci sono principi e diritti anche costituzionalmente sanciti in gioco, principi diversi. Però il dibattito sul velo islamico è rifiorito, quindi da qui l'attualità di questo caso. In particolare, per quanto riguarda i principali push factors che determinano le donne a migrare verso l'Italia, la violenza di genere che subiscono nei propri paesi, che può essere anche strutturale, sistemica, una delle prime ragioni. Le guerre, purtroppo ne abbiamo una triste conferma in queste ultime settimane, è un altro dei fattori. La condizione di povertà, ma anche le precarie condizioni socio-economiche sono altri fattori. Un discorso invece diverso riguarda le catastrofi ambientali. E credo che sia opportuno sottolinearlo, perché oggi che il diritto si occupa molto di una categoria specifica, quella dei rifugiati ambientali, in realtà le donne non sono così rappresentate in questi tipi di flussi, perché anche per la divisione del genere che le riguardano nei paesi di provenienza, hanno più difficoltà a lasciare i propri carichi di cura, della propria prole, degli anziani, hanno un minore grado di istruzione e anche un minore accesso alle informazioni. Quindi questo ci dà un'idea delle spinte a migrare. Per quanto riguarda invece i pull factors, quelli che attraggono le donne verso l'Italia in particolare, prima si parlava appunto di matrimonio, una meravigliosa relazione molto suggestiva della precedente relatrice. Ecco, il ricollegamento con familiari già presenti in Italia è senz'altro uno dei fattori principali
Anche se nelle statistiche, leggendo le statistiche diacronicamente, si vede che sono in aumento le donne, anche nubili, che migrano da sole, senza un in base a un proprio progetto migratorio, senza un progetto legato all'ambiente familiare. Il lavoro, quindi la speranza o la prospettiva di un lavoro è un altro fattore, come anche lo studio, e poi altro fenomeno ben conosciuto è quello dei motivi umanitari, laddove le donne, soprattutto provenienti attualmente dal continente africano, in particolare dalla Nigeria, hanno oggi un trattamento legislativo diverso con tutta la normativa sulla tratta. Qualche breve indicazione su quante sono le donne migranti. Possiamo parlare di una migrazione sempre più al femminile. Difatti gli ultimi dati ci dicono che le donne migranti rappresentano il 52% del totale delle persone adulte migranti. Quindi siamo attorno ai 2.670.000, poi insomma si parla sempre approssimativamente di persone regolarmente straniere. Se pensiamo al sommerso, quindi anche perché non beneficiano di un permesso regolare, ovviamente i numeri cambiano sensibilmente. Batto inoltre che per quanto riguarda i paesi di provenienza, se pensate, le donne provengono principalmente da Romania, Albania e Ucraina, e questo è rilevante anche ai fini della segmentazione del lavoro, cioè degli ambiti in cui sono di solito impiegate. Sono i lavori di caregiving, di cura o anche nell'agricoltura. Qui c'è una differenza tra regioni del nord e regioni del sud. Per quanto riguarda il continente africano, la maggior parte delle donne proviene dal Marocco, dall'Egitto, dalla Nigeria. Ecco, qui torniamo al discorso che dicevo prima, che è una sua specificità, e dal Senegal. Per quanto riguarda l'Asia, invece, a parte la grande, la numerosa popolazione cinese, altri paesi di provenienza sono l'India, le Filippine, il Bangladesh, il Pakistan e lo Sri Lanka. A parte la provenienza da paesi dell'Unione Europea, si può dire che in generale si tratti di donne di religione musulmana, e qui ci addentriamo al tema che appunto vorrei approfondire, e cioè quello della libertà, il diritto, della non libertà e del non diritto, come vedrete, di poter portare il velo sul luogo di lavoro. Mi sono soffermata nello specifico sul luogo di lavoro perché anche secondo politiche dell'Unione Europea è attraverso il lavoro che passa l'immigrazione, oltre che l'inclusione sociale di migranti e quindi anche donne migranti. Al momento attuale l'Unione Europea, quindi i 27 paesi rimasti nell'Unione Europea dopo la Brexit, sono di un forte diritto antidiscriminatorio che è stato recepito dai tutti i paesi membri, e al di là dei numeri lascio il PowerPoint a disposizione per chi avesse piacere di approfondire. Oggi la norma antidiscriminatoria vieta le discriminazioni sul posto del lavoro e in alcuni casi anche in altri ambiti su religione o credo, orientamento sessuale, età, disabilità, origine razziale, origine etnica, laddove per razza naturalmente si fa riferimento a gerarchie razziali o visioni positivistiche tratti biologici, ma si parla di razza come istituzione sociale.
sociali, quindi con motivi di discriminazione. Altro fattore è appunto la discriminazione tra uomini e donne, che accoglie ormai una visione non binaria di genere. Tutto questo lo troviamo anche, quindi, nell'ordinamento giuridico italiano, con una puntuale definizione di ciò che si intende per discriminazioni. Discriminazione diretta, indiretta, molestie, l'ordine di discriminare, per esempio il datore di lavoro che raccomanda al manager delle risorse umane di non assumere persone con determinate caratteristiche, ebbene anche questa è discriminazione. Considererò a parte la discriminazione intersezionale, l'accomodamento, ragione, perché sono i due punti che riguardano questo caso. Il caso specifico del pluralismo religioso sul posto di lavoro. Brevemente, per discriminazione diretta si intende un qualsiasi trattamento meno favorevole di una persona di quanto sia stata o sarebbe un'altra persona. La virtualità, quel sarebbe, è utile in quei casi in cui non vi sia concretamente un termine di paragone. Ma noi, con riguardo alle donne che portano il velo, interessa soprattutto la discriminazione, che sia una disposizione, un criterio, una prassi apparentemente neutri, possono mettere in una posizione di particolare svantaggio le persone sulla base di una categoria dell'identità. Esempio, un criterio neutro è la politica di neutralità di espressione della propria religione o ideologia politica, idee politiche, sul luogo di lavoro. Questo è un criterio neutro, quando si applica indiscriminatamente a tutti i lavoratori. Ciò non toglie che possa mettere in una posizione di particolare svantaggio alcune categorie di lavoratrici o lavoratori. Per quanto riguarda la discriminazione intersezionale, oggi si parla molto di intersezionalità, perché interessa il caso delle donne islamiche? Non solo loro, naturalmente. La discriminazione intersezionale, o meglio l'intersezionalità, è un termine che è stato coniato da Kimberly Crenshaw nel 1989, una giurista e attivista nordamericana, con riferimento alle donne nere e alle forme di discriminazione, di violenza, di oppressione che le donne nere sperimentavano non solo in quanto donne, non solo appartenenti alla comunità black, ma in quanto donne nere. Intersezionalità, intersectionality, deriva da intersection. Quindi Kimberly Crenshaw immagina che al centro di un incrocio stradale ci sia appunto una donna nera che viene colpita contemporaneamente da più urti, da parte di più autoveicoli, laddove nella metafora ovviamente ogni veicolo rappresenta un autore dell'identità. Possiamo definire quindi la discriminazione intersezionale come quel caso di discriminazioni dirette e indirette, anche di molestie, che si basano su più fattori, quindi genere, black, nel caso che ci riguarda essere donna, professare una determinata religione e voler portare il velo islamico, ma anche la condizione di migrante, in modo che queste categorie non possano più essere distinguibili tra loro e quindi la persona subisce un trattamento che Pensho ci dice è qualitativamente diverso, non è solo quantitativamente diverso. Questi fattori non si aggiungono, non è proprio più possibile comprendere che un soggetto è discriminato in base a quale fattore un soggetto è discriminato. Altro esempio che riguarda necessariamente le migrazioni, ma quella che oggi viene chiamata la moderna nei paesi europei, riguarda per esempio un'altra minoranza, le donne rom. In alcuni paesi, anche fino agli anni 70, veniva trattata la sterilizzazione con consenso delle donne rom,
una pratica che li guardava in quanto non appartenenti a quella specifica comunità e a cui non erano sottoposti né gli uomini rom né le donne rom. Quindi spero che si colga l'intreccio tra queste categorie. Scusate. Nell'ordinamento italiano troviamo questa categoria della discriminazione intersezionale sotto un'altra denominazione, come avviene per lo più in tutti gli ordinamenti attualmente, cioè discriminazione su fattori multipli. In particolare si dice che bisogna tener conto che le forme di discriminazione possono avere su donne e uomini un impatto diverso. E veniamo quindi al nostro intreccio, quello tra genere, religione e migrazione. Naturalmente la migrazione riguarda l'esperienza di azione, non riguarda tutte le donne di religione islamica. Ci sono donne italiane di religione islamica che non hanno esperienze di migrazione alle proprie spalle, ci sono le seconde generazioni che sono nate in Italia eppure non hanno appunto un'esperienza in prima persona di migrazione, ma ci sono anche molte donne adulte migranti che invece hanno lo status giuridico di migrante e quindi anche di questo bisogna tener conto. Si inserisce questo dibattito in ampio tra multiculturalismo e femminismo, perché un noto libro di Susan Malkin, il quesito che si poneva era: ma il multiculturalismo, rispettare la cura, dico tra virgolette, degli altri, delle altre, danneggia le donne? Ovviamente il dibattito ancora in corso è importante, perché parte del femminismo ritiene che pratiche come quelle del porto del velo o del burka o altre pratiche come i matrimoni combinati o forzati, le mutilazioni genitali femminili, ledano i diritti delle donne e che anche quando alcune di queste pratiche sembrano essere una libera scelta, di fatto le donne migranti sono in realtà guidate da una false consciousness, non sono veramente libere, sono talmente intrise della loro cultura che dice una corrente del femminismo, in realtà non sono veramente, non scelgono veramente liberamente. Qui i principi su cui ci fermeremo sono, da un lato, la libertà di espressione della propria religione, del proprio forum esterno, della manifestazione attraverso i simboli della propria religione, e l'autonomia imprenditoriale invece che può imporre dei criteri di neutralità. Entrambi questi principi sono previsti nella Carta dei diritti umani dell'Unione Europea, entrata in vigore il Trattato di Lisbona, a forza vincolante. È una carta che esiste dal 2000, quindi non vuole forza vincolante, oggi sì. Ed è qui alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Nelle slide io riporto quattro casi. Mi soffermerò in realtà su due, a seconda del tempo ancora a disposizione. Perché è importante soffermarsi sulla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea per comprendere il vissuto delle donne migranti di religione islamica che decidono di portare il velo? Spiego questo perché non tutte le islamiche decidono di portare il velo, dipende dall'interpretazione data dalle singole persone. Perché la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, le pronunce di questa Corte incidono enormemente anche sulla giurisprudenza degli Stati membri. Facendo un parallelo, si può dire che la Corte di Giustizia abbia quella funzione nomofilattica di interpretazione del diritto nazionale alla luce del diritto dell'Unione Europea, quindi orienta gli Stati, per un avvocato o per un'avvocata, avere una pronuncia favorevole o contraria all'Unione Europea. È ovvio che può essere
utilizzata in modo diverso quando redige un ricorso anche davanti alle corti nazionali, perché è un punto di riferimento forte, è un precedente forte. Nelle prime questioni del 2017, vedremo che le ultime due, insomma la terza è più recente, 2021, quindi della scorsa estate, il problema che si pone per la prima volta nel 2017 è questo: un datore di lavoro privato vietare a una dipendente di fede musulmana di indossare il velo in luogo di lavoro può licenziarla quando la stessa disattenda? Ecco, queste pronunce sono state accompagnate da un forte fermento nella fascismale dalla società civile, per associazioni di donne musulmane che speravano di sensibilizzare sul tema del porto del velo. Intanto vedere che cosa dice in particolare l'avvocata generale Cocot, che era l'avvocata generale nel caso Akhbita. Il problema, quindi i problemi attinenti al velo islamico, sono rappresentativi della più fondamentale questione, e qui sottolineo, di quanta diversità e pluralità una società europea aperta e pluralistica deve accettare e di quanto adeguamento essa può viceversa esigere da determinate minoranze. Per inciso, l'avvocato e l'avvocata generale sono quei soggetti, quegli operatori giuridici che propongono alla Corte di giustizia un'indicazione sulla soluzione del caso, a cui la Corte non è tenuta, può starsi. Veniamo ai due casi che si assomigliano. Nel primo caso, il caso Akhbita, si tratta di una lavoratrice che indossava il velo già fuori dall'ambiente di lavoro. Comunica poi all'azienda per cui lavora che intende in futuro indossarlo anche sul luogo di lavoro. Nell'azienda va privato che non vi era un regolamento scritto di neutralità, ma una norma implicita, non scritta. La lavoratrice viene licenziata in conseguenza di questa condotta, provvede ad adottare un regolamento scritto di neutralità. Veniamo all'altro caso, descrizione dei fatti. Qui si tratta di una lavoratrice straniera assunta in determinata dalla ha una lunga esperienza con l'azienda, perché già era stata tirocinante, aveva conosciuto l'azienda quando era ancora studentessa e in quell'occasione era stata informata che non avrebbe potuto portare il velo soprattutto a contatto con i clienti, cioè nelle occasioni di back office avrebbe forse potuto portarlo, ma a contatto con i clienti no. Nonostante questo, l'attrice porta il velo. Quello che succede è che l'ingegnera si è recata presso un cliente, il quale chiama la Micropol chiedendo che non vi fosse alcun velo la prossima volta. Testuali parole che denotano anche una certa aggressività e intolleranza nei confronti del velo. Quindi qual è il quesito posto alla Corte di Giustizia? Nel primo caso, quella della signora Akhbita, si chiedeva se la direttiva del 78, quella che protegge dalle discriminazioni basate sulla religione, debba essere interpretata nel senso che il divieto per una donna musulmana di indossare un velo islamico sul luogo di lavoro non configuri una discriminazione diretta, cioè proprio una discriminazione a colpire la donna musulmana. Il quesito posto nell'altra vicenda della signora Bognawi è posto naturalmente in modo diverso, perché qui il reclamo viene da un cliente. Quindi si chiede se la direttiva deve essere interpretata nel senso che per la natura di un'attività lavorativa o per il contesto
contesto in cui viene espletata, che è il contatto con i clienti, il desiderio di un cliente, di una società di consulenza informatica che richieda che non vi sia il porto del velo islamico, costituisca un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell'attività lavorativa. Quindi qui è interessante vedere come addirittura il gradimento dei clienti di una determinata azienda entri nelle possibili decisioni aziendali. Allora, veniamo a quello che dice la Corte. La Corte, nel caso Akbita, dove si chiede se possa essere una discriminazione diretta, nega che sia una discriminazione diretta fondata sulla religione. Perché? Perché effettivamente il criterio era un criterio generale che non riguardava solo le donne di religione islamica. Però, dice la Corte, questa norma potrebbe invece costituire una discriminazione indiretta, riportandoci alla nozione di prima, criterio apparentemente neutro che mette in una condizione di particolare svantaggio le persone che aderiscono a una determinata religione o ideologia. Quindi apre a questa possibilità. Apre però, torna sui suoi passi e dice: a meno che non ci sia una giustificazione oggettiva, e qual è questa giustificazione oggettiva? Il perseguimento da parte del datore di lavoro di una politica di neutralità. Quindi, in sostanza, il giudice tenta, la Corte tenta un equilibrismo, cioè apre alla possibilità di una discriminazione indiretta, ma in qualche modo fa capire che una politica di neutralità, se rivolta a tutti e a tutte le lavoratrici e lavoratori, in realtà potrebbe giustificare. Quello che è interessante, ricollegandoci alle discriminazioni intersezionali, è che, come vediamo, la questione viene affrontata dal solo punto di vista della religione. Qui non viene minimamente posto il problema dell'essere donna di queste lavoratrici. Ed è per questo che è interessante, se ho ancora 5 minuti, occuparci dell'ultimo caso recentissimo, il caso Vabe. Nel caso Vabe siamo in una situazione ancora diversa. La Vabe è un'associazione tedesca che gestisce nido, quindi cambia il contesto, si è in un contesto educativo-pedagogico e la regola che la Vabe aveva adottato è di appunto una politica di neutralità nel momento in cui il personale fosse a contatto con genitori o con i bambini. Questo è interessante perché è un contesto completamente diverso, non un'azienda, ma un'azienda specifica. La Vabe, tra l'altro, a sua difesa, dice di rispettare le raccomandazioni dell'Amburgo, sollecita gli insegnamenti che offrano ai bambini e alle bambine la possibilità di affrontare questioni esistenziali, leggo perché è interessante, la gioia al dolore, alla salute, alla malattia, alla giustizia, all'ingiustizia, al senso di colpa, al successo, alla pace e al conflitto, laddove per conflitto si intende anche il conflitto, non necessariamente il conflitto tra paesi. E quindi di poter affrontare, di confrontarsi con i su contenuti e tradizioni degli orientamenti religiosi e culturali plurali. Nella scheda informativa che la Vabe distribuisce ai propri dipendenti e alle dipendenti, dice che possano essere indossati il crocifisso cristiano, il velo musulmano o la kippa ebraica. Ora, vediamo che anche in questo caso si tratta di un divieto generalizzato che non mira a colpire solamente il velo islamico. Quindi un'altra volta ci ritroviamo di fronte a questo criterio di neutralità che livella,
e tratta tutti allo stesso modo, ma anche qui ci si può chiedere se non metta un particolare gruppo di lavoratrici in una situazione di particolare svantaggio. Ciò che è interessante di questa pronuncia è che la questione viene posta dal giudice rinvio in modo diverso, cioè viene posta sotto il profilo della discriminazione diretta in primo luogo, in subordine della discriminazione indiretta e, come vedete, indiretta basata sulla religione o sulla base del sesso, tenuto conto del fatto che il divieto controverso nel processo principale concerne nella maggior parte dei casi le donne, oppure ancora sulla religione e o sul sesso. Prendendo in considerazione queste categorie congiuntamente, ritorniamo a quel concetto di intersezionalità che ho descritto prima. Quindi, che tipo di discriminazione c'è di queste lavoratrici migranti, portatrici del velo sul luogo di lavoro? In questo caso la Corte ci dice che in realtà questa norma è applicata in maniera generale e indiscriminata, quindi non è rivolta direttamente alle donne musulmane, quindi non è discriminazione diretta. Ci dice però che, se è vero che l'applicazione di una norma interna come quella menzionata è certamente idonea ad articolare disagio a questi lavoratori, la circostanza non incide in modo sulla constatazione in base alla quale tale norma, che rispetta una politica di neutralità politica, fisica, religiosa, non istituisce linea di principio differenza di trattamento tra lavoratori basata su un criterio inscindibilmente legato alla religione. Quindi, in questo caso, si prende atto che non vi è stata una questione tra donne islamiche e altri lavoratori e lavoratrici, ma di questo si deve occupare il giudice del rinvio, cioè spetta al giudice del rinvio, quindi al giudice tedesco in questo caso, effettuare le valutazioni di fatto contestuali necessarie a stabilire la norma interna adottata dalla VABE sia stata applicata in maniera generale e indiscriminata. Concludo dicendo, e qui interrompo la condivisione, che queste pronunce sono interessanti, però va anche detto che la Corte Costituzionale tedesca, sempre nell'ambito dell'istruzione pubblica, ha invece riconosciuto qualche anno addietro che fosse discriminazione indiretta nei confronti delle educatrici di religione islamica un criterio neutro di questo tipo. Perché ha ritenuto che vi fosse discriminazione indiretta? Innanzitutto perché riteneva che il fatto di portare il velo anche in un istituto, in una scuola, si trattava tra l'altro di una scuola pubblica, non rappresentasse un pericolo concreto e attuale per i bambini e le bambine. Non necessariamente chi porta il velo professa o intende fare proselitismo. Il problema è quello della visibilità dei simboli, che molto spesso viene adottato dalle corti, perché per esempio un piccolo crocifisso può essere nascosto sotto una maglia o legato a un braccialetto. Il problema del velo islamico è che non può essere nascosto, può essere eventualmente adattato. La Corte Costituzionale quindi in quel caso aveva riconosciuto la discriminazione diretta per il fatto che nella società tedesca del tempo, di qualche anno fa, le lavoratrici di religione islamica erano ovviamente poste in una situazione di vantaggio. Questo per dire che appunto l'inclusione passa attraverso il riconoscimento della diversità, che è una conquista quotidiana e che è uno dei molti fattori che le donne migranti si trovano ad affrontare quando giungono nelle nostre società contemporanee di vocazione plurale, astrattamente, ma non sempre concretamente.
Grazie. Grazie alla signora Bello per questa interessante relazione che ci ha riportato un problema attualissimo, importantissimo e di difficile soluzione, perché abbiamo visto che per quanto tante normative questo nodo è abbastanza difficile da sciogliere. Allora, il nostro collega Guasto è dovuto andare via per dei problemi. Io direi che, visto che la relazione della collega ha suscitato interesse, penso, e anche quello della collega che ancora penso sia collegata, se qualcuno ha delle domande da fare, approfittiamo di questi spiccioli di tempo che ci sono rimasti per fare qualche domanda, se avete delle curiosità. Ti passo. Allora, prendo un attimo io la parola e mi richiamo. Allora, tutto estremamente interessante, ho seguito con enorme piacere, da letterata, tutti spunti ovviamente e approcci diversi dal mio, ma veramente molto molto interessanti. E volevo rifarmi all'intervento di Beatrice Del Bo sulla schiavitù, come negli anni tanti parametri siano un po' immutati. A me è capitato di studiare un diario di viaggio di un milanese dell'Ottocento in Egitto e in America, e il problema della schiavitù si poneva molto, molto di frequente. Chiedo solo perché sennò chi ci vede a casa mi vede soltanto a metà ma sotto. Allora, la schiavitù era un dato di fatto, cioè non è che ci si ponessero problemi etici, cioè lo schiavo esisteva come esisteva qualsiasi altra forma di mercanzia, per cui non, cioè il problema non era che esistesse, il problema poteva essere la qualità della vita, la tutela, eccetera, eccetera. E questo personaggio, per esempio, per un paio di volte ha la possibilità di comprare degli schiavi, o perché gli sembrassero dei buoni elementi, o per riscattarli da modalità di vita molto dure. In Egitto, per esempio, una volta dice: sì, avevo pensato, era un ragazzo giovane, me lo porto a casa e a Milano di sicuro vivrà meglio rispetto a qua. E la riflessione si chiude: e se poi dovesse riuscire un cattivo arnese? E infatti non lo compra. E invece un'altra volta in America, in Colombia, ovviamente questi viaggiatori viaggiavano in carovana, quindi erano molto ricchi, e si portavano dietro questa quantità di servitù che serviva per portare i bagagli, le vettovaglie, le tende, e ogni tanto venivano utilizzati per scortare altre merci. In questo caso loro si portavano, il carrettiere si portava dietro due o tre schiavi che doveva trasportare da una località all'altra. E siccome la carovana era lunga, aveva chiesto aiuto ai componenti della carovana di tenere d'occhio questi due o tre ragazzetti che dovevano giungere a destinazione perché erano stati venduti. E il nostro nobiluomo milanese ha occasione di fare quattro chiacchiere con questi ragazzi, e a un certo punto uno dice: io piuttosto che andare schiavo in quest'altra località da quest'altra persona, io tento la fuga. E lui dice: sì, ma la fuga dove? Nella selva è morte sicura, perché le condizioni erano veramente sfavorevoli. Ma lui dice: piuttosto che affrontare una vita che già so molto triste, preferisco cercare la fortuna o la sfortuna e giocarmela. E quindi c'è un accordo tacito per cui una curva dove c'era poca visibilità per un certo periodo di tempo, il ragazzo praticamente fugge
e quando il carrettiere si accorge della sua fuga è troppo tardi per cercare di capire dove fosse fuggito per rincorrerlo, e quindi finisce in uno sfogo verbale molto forte, però lì finisce la faccenda. Ma quello che pensavo io è che la situazione era molto diversa da quella descritta dalla professoressa, per cui fa specie, anche poi riflettendo alle condizioni delle donne, queste donne migranti come gli schiavi, cioè hanno momenti di fortuna a seconda del contesto sociopolitico in cui si trovano, ma non è detto che poi sia stabile, per cui può essere che in un certo momento del Medioevo ci fosse una particolare sensibilità verso oggetti o persone e da lì a poco si risprofondasse nell'oscurantismo. Idem per quanto riguardava per esempio la mia comunicazione, quel piccolo ventennio illuminato in Spagna che poi scompare, diciamo, con il franchismo, per esempio, e via discorrendo. Niente, volevo fare questa considerazione più che una domanda, però penso che ci siano tanti punti in comune poi, anche se transdisciplinari e cronologicamente molto distanti, però si vedono delle costanti che ci fanno pensare, non so quanto ottimisticamente, alle possibilità che abbiamo di poter cambiare un sistema. Ecco. Avete qualche domanda? Ragazzi? Ah, ok. Però dovresti, forse è meglio che vieni qui. Lì è stata una relatrice stamattina perché non ci fosse, è stato esattamente Gabriele. Grazie, scusami. Anche io ho una domanda per la professoressa Delbo. Forse mi è sfuggito e sembra una domanda banale, ma qual era la condizione poi dei figli di queste donne schiave? O avevano anche la possibilità di essere persone libere o no? Arrivo. Abbiamo tante sedi. Sì. No, non si è sfuggito perché non ho potuto dire, mi sono limitata alle difficili varie, nel senso che le riflessioni che ho fatto in passato erano proprio sul fatto che i diritti delle schiave in realtà ereditano la condizione materna, ma spesso e volentieri vengono liberati insieme alla madre. E quindi la loro condizione giuridica migliora, peraltro quando vengono liberati è perché i loro proprietari e i loro proprietari, spesso i loro proprietari o i proprietari che lasciano l'eredità, magari vedove, hanno con loro un rapporto che io chiamo affettuoso, e in realtà forse affettuoso lo è davvero, e che vedono la loro condizione molto migliorata. Ad esempio, un grande mercante medievale, non ha figli naturali, ma ha figli dalla legittima moglie, ha una figlia da una schiava che porta libero anche dalla moglie di Giovanni. Entusiasta, però sono una famiglia molto diversa da quella, perché ovviamente molto stereotipata del Medioevo, sono molto allargati con delle grandi persone, molto diverse dalle nostre, anche dalla nostra idea. E questa ragazza sicuramente ha una vita come una ragazza delle strati alti della società, perché vive in una casa lussuosa che esiste ancora oggi nel cerchio di poveri in Prato, quindi insomma ha una vita che figlia di una schiava insomma non si aspetta che possa avere. C'è da dire che ovviamente che tanti figli e figli schiavi vengono abbandonati e quindi vengono raccolti o accolti gli ospedali di docenti per intendersi, no? Però cioè, ci sono stati casi invece di una evoluzione positiva della resistenza. Infatti la mia lettura, che capisco che sia un po' provocatoria, però è che non necessariamente se uno è schiavo, cioè, o meglio, se una è schiava, vive peggio di una donna libera, meglio e ovviamente possa attualizzare. E quello che vedevo quando a suo tempo avevo parlato di
rispetto al tema agenti, era questo, cioè che le donne che peraltro russe, che provenivano dall'estero, avessero la possibilità di migliorare la propria esistenza, pur da schiavi, quindi che non era una scelta naturalmente, ma che nel momento in cui ci si trovavano, potevano avere anche la possibilità di. Quindi non l'avevo detto. Grazie. E grazie naturalmente per la considerazione a margine. Sì, anche se non prettamente femminile, però quella. No, no, ma esatto. Domande ragazzi? Io ne avrei una per la collega, che è appunto estremamente femminile, e cioè mi piace sapere come ti sei innamorata di questo. Di questo argomento delle spose, allora mi hai ricordato racconti di mia mamma che era adolescente, più che altro bambina, non adolescente, nel periodo della guerra, e mi raccontava di queste ragazze più grandi, ma sempre molto piccole, della sua città, che si erano sposate con questi americani, conosciuti però nella linea gotica, non a Napoli, ma quando si sono soffermati parecchio nell'avanzata della linea gotica. E lo raccontava come un evento. E allora, come mai tu hai avuto questa curiosità? È stato per caso, perché durante uno dei miei lavori precedenti, quello sui mass media e le donne, dell'Italia del secondo dopoguerra, su una lista femminile del 1947, grazie a una cosa assolutamente, trovai un trafiletto che raccontava la storia di una di queste ragazze, soltanto di fotografia, bambino, baffuto, marito, soldato. E la curiosità mi sono sentita interessante questa cosa, chissà quanto ne hanno scritto. Invece sull'Italia non avevano scritto niente, c'era molta letteratura sulle spose inglesi, che erano il gruppo più numeroso per quanto riguardava le europee, anche perché ovviamente c'era una comunanza linguistica, quindi c'era anche un punto in comune con gli americani, era più semplice per tanti aspetti. C'erano studi sulle francesi, sulle tedesche, sulle giapponesi, perché poi lì entra in gioco anche il fattore razziale, per cui fino a anni 50 è entrato anche permesso a orientali di entrare come spose di guerra in America, sulle russe e non c'era niente sulle donne. Quindi poi mi sono messa alla ricerca di queste spose. E sono saltate fuori quasi da sé, perché avevano voglia di raccontarsi dopo tanti anni, e anche quelle che non sapevano di aver voglia di raccontarsi, ricordo una telefonata con la signora Mara Parker, che abitava a Livorno e aveva sposato un soldato di colore. E l'avevo anche trovata su una rivista, era stata intervistata anni dopo, forse nel 25esimo anniversario della liberazione, non lo ricordo esattamente, e l'ho trovata semplicemente sfogliando del ricordo che fanno con la Toscana, ho messo il suo nome sulle pagine bianche ed è saltata fuori, ma la Parker l'ho chiamata e non voleva rispondere, no, niente da dire, non mi ricordo più. Poi ho fatto la prima domanda, abbiamo parlato per 2 ore. Quindi, perché aveva voglia evidentemente di parlare di questa storia, che tra l'altro è stata anche una storia molto coraggiosa, perché già sposare un americano voleva dire in parte essere considerate delle poco di buono, perché le ragazze serie non vanno con i soldati americani, perché c'era questa stigma della prostituzione latente, perché se chi andava con gli americani aveva in cambio dei favori, per cui l'opinione comune era piuttosto contraria. E più questi erano soldati di colore, per cui c'era anche una differenza. Dopo anni di razzismo vero e proprio durante il regime fascista, la difesa della razza, altre manifestazioni, per quanto
violente. E quindi questa ragazza sfidava anche i genitori, la madre scandalizzata, anche picchiata per non farla uscire con questo soldato, poi padre appunto in una conversazione una ragazza intenzionato. Per cui no, è nata per caso, poi è diventato un lavoro che mi ha dato tante soddisfazioni anche dal punto di vista umano per le persone che ho conosciuto. Perché mi hanno messo a disposizione la figlia di una sposa di guerra, mi ha messo a disposizione le lettere, il padre e la madre, in realtà solo quelle del padre, perché la madre le aveva conservate, il padre no. E si scrivevano mentre lui era rientrato in patria ed era rimasto in Italia. Così, storie molto belle, non solo di migrazione, ma anche umane. Allora, se non ci sono altre domande, direi che possiamo chiudere i lavori e ringraziare ancora. Io sono curiosa di sentire i ragazzi. C'è qualcosa che mi ha incuriosito? Ho sollecitato più volte, ma mi sembra che ci sia desiderio. Tanto non vi vedono dall'altra parte, ci vediamo solo tra noi. Quando io dico sì, però appunto c'è una buona vita. Non ci sono domande da approfondire. Un'altra domanda, ma farebbe perdere un sacco di tempo, quindi non so se dovete andare via, quindi sarebbe per rispondere due ragazzi, ma probabilmente ancora siamo nei tempi, non credo, ma proviamo. Sarà breve, le ultime parole. Proviamo a vedere se ci riusciamo, meglio provare che non provare. Scusate, allora, grazie. Io non ho scritto, ma ci ho portato la classe degli studenti di quella delle migrazioni, la facoltà di scienze politiche, per esempio, che è interessantissimo anche questo caso, che tra l'altro non hanno pensato di inserire nel corso. Quindi quello che ti chiedo è una cosa di tutto, visto che tu hai detto che esistono molti studi sulla cosa di guerra, sono europee, non solo sono negli Stati Uniti, però sapere se nel quadro che è anche molto più concreto è stato approfondito il tema del fatto che queste le donne poi si sono inserite nel mercato del lavoro locale e ovviamente con le differenze immagini ci siano da un contesto all'altro, contesto urbano, contesto rurale, perché hai detto che si poteva ottenere famiglie di situazione così diversa, ma immagino che la massa, e non avevano alcuna relazione per la maggior parte, quindi si trovavano in un isolamento sociale molto marcato. E mi chiedevo se magari il lavoro poteva essere un modo per sfuggire questo isolamento sociale, o se la questione della lingua era una barriera, ma soprattutto magari era una barriera il fatto di non avere proprio attivi, cioè come entrare nella società, ecco, avendo solo il marito come un punto di riferimento della salute. Grazie. Allora, studi specifici non ce ne sono, perché in realtà si tratta di ogni caso è una storia a sé, diciamo così. Per cui è stato anche difficile, io ho il numero complessivo e un certo numero di case, chiamiamoli case studies, perché li ho rintracciati uno per uno.
è difficile capire quanti. C'è anche da dire che però erano gli anni nei quali le donne tendenzialmente erano considerate soprattutto nel loro ruolo di mogli e di madri. In particolare, ritrovandosi nella società americana degli anni 50, c'è proprio un ritorno al focolare, diciamo così, dopo la emancipazione anche lavorativa durante la Seconda Guerra Mondiale, nel momento in cui la guerra finisce, c'è proprio una specifica campagna del governo americano per riportare le donne all'interno delle attività domestiche, lasciare i ruoli che avevano raggiunto, che avevano conquistato, che avevano occupato durante la guerra, ai reduci, ai mariti fondamentalmente che rientravano. Però ci sono dei casi sicuramente anche di spose italiane che riescono a raggiungere l'emancipazione attraverso il lavoro. Ricordo in particolare il caso di una di queste spose, che fa funzionare il suo matrimonio anche al di là di quanto potrebbe essere ragionevole pensando in termini moderni, perché il marito probabilmente soffre di post-traumatic stress disorder, come molti soldati, come molti reduci, da tutte, è un fenomeno che appartiene a tutte le guerre purtroppo. E quando ritornano negli Stati Uniti, lui è quasi incapace di trovarsi un lavoro. Quindi è lei che deve diventare la breadwinner e quindi impara l'inglese. Molti imparano l'inglese talmente bene da aver perso completamente l'accento. Studiano proprio perché hanno un desiderio di inserirsi all'interno della società, all'interno del mondo dal quale proviene il marito. Questo tanto più quanto sono sposate con uomini di origine anglosassone, quindi di origine irlandese, inglese. E niente, questa donna appunto prima impara molto bene l'inglese, poi segue un corso per segretarie e diventa, fino ad arrivare, fa tutta una carriera all'interno dello stesso istituto bancario, fino a diventare un pezzo grosso, diciamo così, poi negli anni 70 di questa banca. Però appunto sono casi che sono stati studiati o nei quali ci si è imbattuti, nei quali mi sono imbattuto o nei quali si sono imbattuti altri studiosi singoli, diciamo così. Avere raggrupparle tutte sarebbe io mi sono ritrovata praticamente impossibile, un po' perché si sono disperse in tutti gli Stati Uniti, un po' perché anche fra di loro non hanno mantenuto legami, perché magari si conoscevano nei centri di raccolta a Napoli o a Livorno, magari affrontavano il viaggio insieme e questo poteva legare molto le persone, ma poi una volta arrivate negli Stati Uniti una era destinata a New York e l'altra era destinata ad andare in Texas e presto queste relazioni effimere si sfaldavano. C'erano anche dei gruppi di supporto nelle grandi città che si formavano per esempio per volontà della Young Women American Association e che le aiutavano appunto ad inserirsi, a trovare un lavoro, ad avere momenti di socializzazione proprio per non sentirsi isolate. Quindi c'erano dei gruppi che tentavano di far inserire queste ragazze. In più, quelle che sposavano, le ragazze italiane che sposavano ragazzi italoamericani, avevano il supporto della comunità italoamericana, tanto vero che nel 47-48 per diverse settimane il Progresso italoamericano, che era il giornale in lingua italiana della comunità italoamericana della zona di New York, pubblica le storie di questi matrimoni un anno dopo, due anni dopo, dove sono arrivate queste ragazze, ma quasi tutte sono spose e madri, e questo era un po' il loro ruolo, che era in perfetto accordo con l'immagine femminile degli anni 50, anche quella americana. Altre domande, ragazzi?
Io vorrei fare un commento sulla relazione della collega Bello, che è molto interessante, e anche quella mi ha ricordato una serie di seminari che abbiamo fatto all'interno del progetto Migrazioni Mediterranee, di cui sono responsabile e sul quale abbiamo basato anche questo incontro odierno. Questi seminari che hanno trattato moltissimo delle problematiche dei diritti femminili e della discriminazione indiretta. Argomento molto, molto interessante, molto difficile e sempre in continua evoluzione e senza forse soluzione, secondo me. Quindi grazie perché hai fatto una panoramica molto chiara, per me perfetta. E, poiché il collegamento da remoto forse è stato un po' penalizzante per te e per noi, dico adesso a tutti che avremo intenzione di pubblicare gli atti di questo incontro odierno e quindi penso che la tua relazione sicuramente contribuirà al valore di questi atti e sarà molto più chiaro ovviamente poterla leggere e meditare in maniera più precisa su quello che tu hai detto oggi, che forse magari a qualcuno può essere sfuggito per il collegamento da remoto. Grazie. E vorrei anche dire, a proposito del collegamento da remoto, vorrei ringraziare moltissimo le nostre colleghe Emiliano Giudice e Martina Mattiazzi, che sono state tutto il giorno dietro le quinte e che hanno appunto organizzato tutta la giornata dal punto di vista tecnico, informatico e appunto per questi collegamenti da remoto. In chiusura voglio ringraziare ancora tutti i presenti, voi ragazzi, i colleghi, i relatori che hanno portato ciascuno una bellissima esperienza nel loro campo, quindi è stato un incontro interdisciplinare molto interessante che ha dimostrato quanti siano i punti di contatto tra la letteratura, la storia e il passaggio degli avvenimenti nei secoli, cioè una sorta di ripetizione di tantissime cose nel corso dei secoli. Quindi ringrazio l'università che ci ha ospitato, è una cosa molto bella, quindi mi sembra che ho ringraziato tutti, forse ho dimenticato qualcuno, non so, e comunque appunto ancora grazie, speriamo di ricordarci e poi appunto manderemo una call per ricordarvi questo impegno di pubblicazione a cui noi teniamo parecchio. Buon proseguimento di grazie. Grazie. Grazie a te. Grazie. Grazie a tutti. Ci sentiamo.